Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto al sesto incontro di Sottosopra. E questa sessione sarà dedicata al tema della sovranità popolare. Al mattino parleremo di regni, stati, nazione in Medio Oriente con Marina Calculli, docente all'Università di Leiden e Bocconi, autrice del volume Terrore Sovrano, e Francesco Mazzucotelli, docente all'Università di Pavia. Il professor Campanini, che doveva essere qui con noi, purtroppo per ragioni di salute non ci potrà essere, ci manda però i suoi saluti, l'ho sentito. Il pomeriggio, a partire dalle 14.30, avremo Tomas Fazzi, giornalista e saggista, autore del libro Sovranità e Barbarie, il ritorno della questione nazionale, e in seguito il professor Carlo Galli, ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, con il quale parleremo di sovranità popolare nella Costituzione italiana. Adesso passo la parola agli ospiti. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, sono Francesco Mazzucotelli e vi ringrazio per questo invito, è un piacere essere qui ed è un piacere essere insieme a Marina ad affrontare i temi di cui cercheremo di offrire questa mattina alcuni spunti di riflessione. Certamente gli argomenti sono tanti, non abbiamo credo la pretesa di esaurirli compiutamente, ma di offrire alcuni spunti che riteniamo siano preziosi rispetto al tema più generale di cui si discute quest'oggi, ossia il rapporto tra la statualità e il concetto di sovranità. Entrambi, credo di poter parlare anche a nome di Marina, abbiamo pertanto pensato di strutturare i nostri interventi in maniera da focalizzarci proprio su questi due argomenti. Vorrei partire descrivendo un piccolo aneddoto di qualche giorno fa. Avrete sicuramente sentito discutere della querela a proposito del Salone del Libro di Torino e di tutto il dibattito che c'è stato sulla presenza di una particolare casa editrice. In mezzo a quella querela un giornalista evidentemente prossimo all'autrice del libro in questione ha visto che tra le case editrici presenti al Salone del Libro c'era anche la Sharjah Book Authority, che è l'autorità del libro di Sharjah. Sharjah è una città a pochi chilometri da Dubai, è un posto di cui io ho un ricordo bruttissimo perché ci ho dovuto passare 8 giorni, è il luogo dove vive sostanzialmente gran parte della working class indiana, pakistana, nepalese che fornisce la manodopera per lo sviluppo di Dubai. La Book Authority è l'autorità del libro di questo emirato che fa parte degli Emirati Arabi Uniti. Nel vedere la scritta Sharjah, questo giornalista è partito l'embolo e ha confuso Sharjah con Sharia, dicendo ecco, al Salone del Libro di Torino è presente una casa editrice che fa l'apologia della Sharia, che è la legge islamica che prevede di lapidare gli infedeli. Cioè noi ci troviamo un po' a cercare di parlare di Medio Oriente e di concetti teorici complessi dentro una situazione di questo tipo. Il professor Campanini, che purtroppo questa mattina non può essere con noi, ha speso anni a spiegare in realtà che cos'è questa Sharia. Il termine che utilizziamo spesso nel linguaggio corrente è quello di legge islamica. Massimo Campanini per anni ha descritto invece bene la Sharia come un insieme di ortoprassi, cioè un insieme di comportamenti che devono essere mantenuti nelle relazioni pubbliche e nella scena pubblica, descrivendo che un sistema islamico è più un insieme di ortoprassi che di ortodossie, conta più mantenere in vigore una serie di comportamenti individuali e collettivi piuttosto che delle dottrine. La Sharia, e su questo molto è stato scritto e molto ne ha scritto anche il professor Campanini, è un insieme di
ibadat, cioè di pratiche cultuali, e di muamalat, cioè di regole, di modalità di regolare le transazioni, anche commerciali, di regole che devono normare i comportamenti individuali e collettivi. E se la Sharia, da un punto di vista credente, si basa su una rivelazione divina, in particolare da un punto di vista credente, sulla rivelazione coranica, una cosa è la Sharia, altra cosa è il fiqh, che è il, diciamo così, l'insieme di quelle norme che noi chiameremmo diritto positivo, che sono state elaborate in via giurisprudenziale. Quindi se da un punto di vista credente la Sharia si basa sulla rivelazione coranica, il fiqh come prodotto della giurisprudenza è una costruzione storica, è una costruzione umana legata alla contingenza di uno sviluppo storico, politico e culturale. Una costruzione giurisprudenziale che è avvenuta secondo le fonti e le procedure delle diverse scuole giuridiche presenti nell'Islam sunnita e nell'Islam sciita. Quindi questo fiqh, tra l'altro, non è monolitico ma plurale e si presta anche ad una varietà di declinazioni. È uno dei caratteri che in fin dei conti molti studiosi, incluso Massimo Campanini, mettono in luce, in fin dei conti, è il carattere dinamico e storico di questa Sharia. Ora, non si può pretendere che tutte le persone possano avere cognizione di queste sfumature, di queste sottigliezze teoretiche e concettuali che possono sembrare anche molto elaborate, ma certamente la ipersemplificazione che viaggia nella descrizione di questi argomenti rende molto problematico poi condividere alcune analisi. E badate, non dico questo per dire che noi siamo gli intelligentoni che hanno capito tutto, mentre fuori ci sono i barbari, gli ignoranti, e quindi non lo dico affinché poi ci esaltiamo in una sorta di pretesa superiorità intellettuale, ma perché mi interrogo da molti anni sul motivo per cui nell'immaginario collettivo europeo e nordamericano l'Islam è diventato il grande altro che diventa il depositario di tante paure e di molte rabbie. E sulla costruzione di questo immaginario credo che sarebbe opportuno fare una riflessione attenta e prolungata. Proprio ieri sera sentivo parlare Stefano Allovio, che è un professore di antropologia culturale e di antropologia sociale, descrive molto bene come si costruisce l'immaginario, di come l'immaginario può essere differente dalla realtà e di come in fin dei conti è importante tener conto del percepito insieme al reale. E una delle prime cose che mi sembra importante mettere sul tavolo all'inizio di questa nostra conversazione è il fatto che forse in fin dei conti siamo tutti molto prigionieri di una serie di immaginari e di percezioni che non sono stati costruiti dall'oggi al domani, ma che sono il risultato di un lungo processo di sedimentazione nei decenni. Già Edward Said, grande storico di origine palestinese, ormai molti anni fa parlava di orientalismo come insieme di percezioni che distorcono in larga parte anche la nostra percezione delle società medio orientali, arabe e musulmane. Ancora di più oggi si potrebbe domandarci cosa dirige e costruisce l'immaginario da una parte e dall'altra. La mia sensazione è che sia da una parte sia dall'altra siamo molto prigionieri di una serie di immaginari e di immaginazioni che ci impediscono di conoscerci anche in tutte le sfumature, complessità e contraddizioni. Proprio ieri discutevo su una pagina, sulla pagina di Famiglia Cristiana,
sulla eterna questione del velo islamico. È molto interessante vedere come questo abbigliamento è diventato l'oggetto simbolico che da una parte viene visto come il baluardo contro la penetrazione coloniale imperialista dell'Occidente attraverso il mantenimento di una certa idea di purezza del corpo femminile, dall'altra parte, di qua, il velo viene visto come il baluardo della cultura, della civiltà occidentale, come mi hanno scritto, e la battaglia contro il velo diventa il baluardo della civiltà occidentale e della modernità. E qui naturalmente si potrebbero fare molti discorsi, no? Perché di sfide della modernità ce ne sono tante, forse la clonazione della pecora Dolly, il fatto che le multinazionali possano mettere il copyright sul materiale genetico, eccetera, eccetera. Sono tutti argomenti su cui forse si gioca anche la definizione stessa di modernità. Ho fatto tutta questa premessa perché uno dei libri più interessanti attinenti all'argomento del giorno, cioè il rapporto tra Stato e sovranità, è apparso nel 2013 ad opera di un autore che si chiama Wael Hallaq. Questo libro, pubblicato per la Columbia University Press, quindi nemmeno una casa editrice di second'ordine, si chiama The Impossible State, ossia lo Stato impossibile. La tesi esposta da Wael Hallaq in questo libro è che uno Stato islamico, definito come uno Stato moderno, basato sulla implementazione della Sharia, è una contraddizione in termini. Il libro di Hallaq a prima vista sembra una critica dei progetti politici islamisti, cioè di quei progetti politici che nel corso del XX secolo hanno elaborato con declinazioni e accenti diversi l'idea che un'applicazione politica dell'Islam sia una risposta alle crisi della modernità e del progetto di modernizzazione nelle società nordafricane, mediorientali, islamiche. A prima vista, dunque, l'argomentazione dello Stato impossibile, la tesi secondo cui uno Stato islamico e l'implementazione della Sharia dentro l'impalcatura di uno Stato di tipo moderno sia una contraddizione in termini, a prima vista questa sembra una critica dei progetti politici dell'Islam, dei progetti politici islamisti, dei progetti dell'Islam politico, così come sono occorsi nel corso del XX agli inizi del XXI secolo. Tra le argomentazioni adotte da Hallaq in questo testo, che è molto denso, che è molto fitto di citazioni e di riferimenti al pensiero politico europeo, c'è anche l'idea che la Sharia stia insieme all'idea di Umma, cioè all'idea di comunità universale dei credenti, che ha una natura transnazionale e quindi mal si sovrappone con l'idea di confini e di territorialità. Se l'obiettivo ideale della Sharia è quello di riconoscersi in una comunità universale di credenti, come agisce la distinzione tra cittadini e non cittadini? Se da una prospettiva credente ci riconosciamo come sorelle e fratelli credenti, come interviene poi la distinzione tra cittadini e non cittadini, per esempio? Come si esplica un potere politico di tipo territoriale delimitato da confini territoriali se l'aspirazione è quella di una
comunità transnazionale e addirittura universale. Molte recensioni di questo libro, apparso nel 2013, lo hanno variamente commentato. Il dibattito che ha stimolato è stato intenso, vivace, e molti autori nel recensire questo libro hanno sostenuto che in fin dei conti l'obiettivo polemico di Wael Hallaq non è solo il progetto politico islamista, bensì addirittura l'idea stessa di Stato moderno. Secondo queste recensioni, l'autore recupera la categoria di katechon, quella di cui si parla nella seconda lettera ai Tessalonicesi e che viene ripresa da Carl Schmitt nel libro Il Nomos della Terra. Il katechon è il potere che ferma. Nella Epistola paolina questo ha un'accezione apocalittica e fa riferimento a una idea di millenarismo. Carl Schmitt riprende questo concetto dicendo che lo Stato è il potere che ferma il bellum omnium contra omnes, cioè la guerra tra tutti contro tutti. Nel riprendere questa definizione, che ci ricorda tante cose, il Leviatano, il Panopticon, Hallaq sembra dire: questo Stato moderno o prende in fin dei conti la declinazione dello Stato totalitario, oppure è un'impalcatura che mira all'autoconservazione, perché la sua logica è di mantenimento in vita, anche adattando i valori e quindi alla fine potendosene fregare di avere una coscienza etica. La logica di autoconservazione dello Stato, secondo Hallaq, quindi, è in contraddizione potenziale rispetto alla natura etica di un sistema come quello della Sharia, che invece tende a definire e modellare le relazioni sociali e collettive secondo dei criteri morali. Nel libro di Hallaq, infine, compare il nodo della sovranità. A chi appartiene la sovranità dentro uno Stato islamico? Molta parte della teoria politica islamista nel XX secolo e anche nei giorni nostri sostiene che in fin dei conti in uno Stato di questo tipo la sovranità appartiene a Dio. Esiste una affermazione, una definizione, che è quella di Hakimiyat Allah, che è letteralmente traducibile come sovranità di Dio, che definisce il concetto di sovranità in uno Stato di questo tipo. Si potrebbe dire che in uno Stato di questo tipo il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti sanciti dalla Sharia. A questo concetto, insomma, a tutte queste argomentazioni che Hallaq pone sul tavolo della discussione, si può legare un tentativo molto sintetico di analisi dei discorsi e delle esperienze politiche che alcuni movimenti islamisti hanno cercato di fare nel corso del XX secolo, partendo da un concetto che abbiamo sentito esporre anche in tempi recenti, quello del califfato. Ne hanno parlato, per esempio, gli esponenti del cosiddetto Stato Islamico di Iraq e Levante, ISIS nell'acronimo inglese, Daesh nell'acronimo arabo. Marina è molto più brava di me, ne parlerà poi dopo, e introdurrà anche una serie di considerazioni di rilievi su questo argomento. Che tipo di Stato è
un califfato? Questa è una domanda che probabilmente non era nelle corde degli esponenti dell'ISIS, dal momento che, al di là dei giudizi che se ne possono dare, l'elaborazione del loro pensiero non è poi stata particolarmente originale e approfondita, e c'è da chiedersi a quale califfato fanno riferimento, perché califfato è un termine del lessico politico che nella storia, nei secoli, ha indicato cose molto diverse. Il califfato Umayyade, per esempio, tra il 660 e il 750 del calendario gregoriano, o il califfato Abbaside, dal 750 al 1258, sono stati due imperi con una successione di tipo dinastico. Niente di particolarmente diverso da Merovingi e Carolingi, due famiglie in cui per successione dinastica si trasmette il potere in un impero politico che ha una legittimazione religiosa, che si espande per via militare e che organizza bene o male una serie di istituzioni amministrative, di sistemi di esazione fiscale e di mantenimento dell'ordine interno. Il califfato Abbaside nasce nel 750 e dopo pochi decenni, già nell'830, è poco più di una sigla fittizia, perché inizia un lungo periodo di anarchia formato da califfi che vengono uccisi o spodestati a ripetizione, mentre il potere di fatto viene affidato ad una serie di dinastie locali più o meno effimere che esercitano di fatto il potere in aree più o meno grandi, mentre nominalmente permane l'autorità del califfo, qualcosa di simile al Sacro Romano Impero. E qualcuno potrebbe dire, sì, però prima della dinastia Abbaside, prima della dinastia Umayyade, ci sono stati quattro califfi ben guidati che hanno guidato la comunità dei credenti subito dopo la morte del profeta Muhammad. Ecco, anche qui, questi quattro califfi o vicari tre su quattro erano stretti parenti del profeta Muhammad, quindi facevano parte della cerchia familiare. È interessante notare che non hanno fatto esattamente una buona fine, e quindi che, nel senso che sono stati per lo più ammazzati, e quindi che il nodo della trasmissione del potere, della legittimazione del potere, della legittimazione dell'autorità politica non è mai stato pienamente affrontato e risolto anche all'interno di quelli che vengono considerati i momenti più aurei della civiltà islamica. E c'è anche da dire che molti autori invece del pensiero islamico nel corso del XX secolo hanno preso sul serio la questione dello Stato moderno e della partecipazione politica all'interno dell'impalcatura istituzionale di uno Stato moderno. Hassan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani, Rashid Ghannouchi in Tunisia, se vogliamo figura ideologica del movimento Ennahda, Fethullah Gülen in Turchia, Hassan al-Turabi in Sudan, sono stati tutti pensatori, uomini di pensiero, che si sono posti con grande dettaglio e definizione la questione del rapporto con lo Stato. Nel 2016 il nostro comune amico e collega Giorgio Musso ha pubblicato per Carocci un libro che si chiama La caserma e la moschea, che parla della situazione della storia politica in Sudan e di come
il movimento islamico locale legato ai Fratelli Musulmani elabora questa idea di Mashru al-Hadari, cioè di progetto di civiltà, come reislamizzare una società nei tempi contemporanei. Questa è fondamentalmente la domanda di fondo che interessa tutti i movimenti, chiamiamoli islamisti, nel corso del XX secolo, partendo dall'idea che dal loro punto di vista, che il declino di queste società e la penetrazione colonialista è stata causata dal fatto che si sono persi una serie di valori, di riferimenti morali, sociali. Come si reislamizza una società? Due sono le strade che vengono elaborate dal pensiero politico di questa corrente nel corso del XX secolo, ripeto, con tante poi differenze di accenti e di applicazioni. Una strada che in fondo, con molte virgolette, potremmo definire leninista, cioè serve conquistare il potere e conquistare lo Stato per reislamizzare una società. Serve conquistare lo Stato per trasformare le relazioni sociali. E l'altra, che è una strada che potremmo definire con altrettante virgolette gramsciana, serve costruire un'egemonia culturale dentro la società e avviare una serie di trasformazioni dal basso che rappresentano la condizione di partenza per poi trasformare anche il sistema politico. Immagino che sentir parlare di Lenin e Gramsci in rapporto ai progetti islamisti e alla Sharia sembri un po' bizzarro, ma su questo è stato scritto molto, anche sulla ricezione di modelli organizzativi leninisti e gramsciani da parte di movimenti che poi li utilizzano con un'agenda culturale e una visione di Stato e di società tutta propria. Parimenti, con altrettanta serietà, molti autori islamisti nel corso del XX e XXI secolo si sono posti la domanda sul che fare dentro uno Stato, tra virgolette, non islamico, cioè di uno Stato che non è basato sulla implementazione della Sharia, che non ha questo obiettivo e che non ha questo fondamento di legittimazione. È interessante notare che molti autori utilizzano il dispositivo della fatwa, che è una sentenza giuridica, non ha necessariamente a che fare col taglio delle mani, questa opinione teologica giuridica che riconosce la legittimazione della partecipazione a un processo elettorale in nome del criterio di interesse generale. Quindi si può stare dentro un sistema anche non islamico se ciò corrisponde ad un interesse generale. Il rapporto con lo Stato moderno appare in molti autori anche della corrente sciita. Per esempio, un pensatore interessante è un iracheno, Muhammad Bakir al-Sadr, che già nel 1960 sviluppa una teoria che potrebbe definirsi terza, sia rispetto al capitalismo, sia rispetto al comunismo, sia rispetto al sistema della democrazia rappresentativa, sia rispetto al sistema della democrazia popolare. Il suo è uno scritto, anche in questo caso, molto denso, che parte dalla necessità, dal suo punto di vista, di contrastare la propaganda del Partito Comunista Iracheno all'interno del proletariato iracheno, sciita, e propone un modello corporativo diverso e alternativo sia rispetto a quello comunista sia rispetto a quello capitalista. L'importanza di questo autore sta nel fatto che influenza molto un personaggio certamente più noto che si chiama Ruhollah Khomeini, noto come guida della rivoluzione iraniana del 1979 e poi guida all'interno della Repubblica Islamica dell'Iran fino al 1989. All'inizio degli anni 70 Khomeini
scrive un pamphlet che si chiama Hokumate Islami, cioè il governo islamico, in cui teorizza una nozione di governo e di Stato islamico, che poi viene declinata, appartenendo egli alla corrente sciita, attraverso la teoria del velayat faqih, cioè l'idea che le istituzioni politiche dello Stato sono poste sotto la supervisione del più alto esperto di giurisprudenza islamica. Questo concetto, che ha a che fare con la teologia sciita e su cui non direi di dilungarsi troppo, è però alla base del modello istituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran. Modello molto interessante perché è un modello ibrido basato su un doppio binario, nel quale da una parte ci sono le istituzioni politiche tipiche di una democrazia rappresentativa, un Parlamento eletto dal corpo elettorale, un Presidente della Repubblica eletto dal corpo elettorale, con rispettivamente le prerogative del potere legislativo e del potere esecutivo, e a fianco, su un binario parallelo, altrettanti organi di controllo, alcuni dei quali comunque pure eletti dal corpo elettorale, che sono invece di formazione clericale e che agiscono come organi di controllo rispetto a quelli tipici di una democrazia rappresentativa. Quindi un'assemblea degli esperti, un consiglio dei guardiani, un consiglio di discernimento, che operano come organi che fanno sì che le disposizioni, le leggi promulgate dal Parlamento e l'operato del Presidente della Repubblica rientrino in quei limiti compatibili con la Sharia di cui parlavamo prima. In un libro del 2002, un autore che si chiama Mehdi Moslem, Factional Politics in Post-Khomeini Iran, dà un giudizio su questo sistema e dice: il fazionalismo, la divisione in molte correnti politiche che caratterizza la politica iraniana e che solo molto superficialmente può essere sintetizzato nello scontro tra conservatori e riformisti, rende complicato il processo decisionale, perché l'idea di Stato islamico che aveva in mente Khomeini era un'idea rimasta molto sulla carta, che lo stesso Khomeini non ha esplicitato nel suo funzionamento pratico e quotidiano. Quindi la tesi di Moslem è che il concetto di Stato islamico da cui prendeva le mosse Khomeini, scritto nei suoi testi degli anni 70, in realtà non ha poi avuto una chiara trasposizione nel definire come doveva funzionare nella pratica. Sostanzialmente Moslem dice: c'è una ipertrofia di organi che si controllano e si frenano a vicenda, ognuno di questi organi dello Stato viene monopolizzato da una fazione politica diversa e questo alla fine blocca il processo decisionale o lo rende fortemente condizionato dal gioco tra le varie correnti politiche. Vi suggerisco inoltre un altro testo che secondo me è interessante sempre per dibattere le questioni di Stato e sovranità un po' al di fuori della, come avrebbe detto Carmelo Bene al Maurizio Costanzo Show, un po' fuori dalla histoiriette, cioè dagli argomenti del giorno. Il libro è quello curato nel 2013 da un antropologo che si chiama Pedram Khosrownejad. Il libro si chiama Unburied Memories, cioè Memorie dissepolte, pubblicato dalla Routledge, quindi anche in questo caso non una casa editrice di secondo piano. È un libro che parla della politica utilizzata dallo Stato iraniano per commemorare i soldati caduti nella guerra contro l'Iraq 1980-1988. Molti magari se la ricorderanno. Nel libro si dice che in molti stati moderni la commemorazione dei caduti
è evidente. Le strade, anche nelle nostre città e nei nostri quartieri, sono piene di memoriali ai caduti, ai soldati caduti in guerra. Queste politiche di commemorazione sono funzionali a una certa idea di Stato, a una certa idea di nazione e alla creazione di quello che uno antropologo francese chiamava i luoghi di memoria, cioè i luoghi in cui si condensa la memoria collettiva, l'immaginario collettivo di una società. E Khosrow Nejad dice: le politiche di commemorazione dei caduti in Iran non sono anche nei loro aspetti apparentemente coloriti e truculenti il frutto di una cultura premoderna, antimoderna o irrazionale. Cioè la presenza di tutti quei monumenti ai martiri, musei dei martiri, giardino dei martiri, sono lo strumento molto moderno con cui la Repubblica Islamica dell'Iran, in quanto Stato, rafforza e proietta la propria sovranità sulla società. E in un altro libro dello stesso periodo, del 2011, Eli Podeh, che è uno storico israeliano, scrive della politica delle celebrazioni nazionali nel Medio Oriente, libro pubblicato da Cambridge University Press. Anche qui la politica delle celebrazioni dei caduti e della commemorazione del giorno dell'indipendenza serve a creare un discorso condiviso, a fissare le memorie individuali e familiari in un discorso storiografico condiviso, definito da chi ha il potere politico e in primo luogo dallo Stato. Le politiche di celebrazione celebrano la nazione, celebrano lo Stato. Dove non c'è lo Stato, come direbbe Sune Haugbolle nel libro War and Memory in Lebanon, la memoria rimane frammentaria, divisiva ed estremamente conflittuale. Altro tema che secondo me è fondamentale mettere sul piatto della riflessione che poi farete è la domanda se lo Stato nazionale moderno, in fin dei conti, sia un concetto alieno alle società extraeuropee e quindi la madre di tutti i mali del Nord Africa, del Medio Oriente, dell'Africa subsahariana, sia il tentativo di imporre la formina dello Stato nazionale moderno su una realtà sociale e politica e culturale che non lo aveva prodotto storicamente. Il discorso è stato sviluppato in maniera estremamente ampia. Certamente non voglio in questa sede né negare l'impatto traumatico del colonialismo né l'impatto traumatico con la modernità mediata dal colonialismo, di cui tanto hanno scritto gli studi coloniali, gli studi postcoloniali. Su questo rimando sicuramente a quello che ha scritto Hamid Dabashi in tanti libri, Theology of Discontent, Islamic Liberation Theology. Ci sono comunque tre casi tra i tanti che vorrei ricordare pur brevemente per problematizzare l'idea che in fondo l'origine di tutti i mali sia il fatto che a un certo punto arrivano i colonialisti europei, impongono la cornice dello Stato nazionale moderno su queste società e da lì nasce tutto il caos attuale. La questione, secondo molti autori, è più complessa e più problematica. Richiamo allora solo tre cose. La prima, un libro di un etnologo che si chiama Arash Kazeni, lui ha studiato le tribù nelle regioni periferiche dell'Iran nel corso dell'Ottocento, del Novecento. Alla fine, a parte tutti i dettagli,
l'aspetto più interessante di quel libro è la sottolineatura molto forte della relazione bionivoca tra ecologia pastorale e indipendenza tribale. Cosa vuol dire? Che le trasformazioni dell'ecosistema per lo sfruttamento petrolifero, per lo sfruttamento minerario, nei processi di industrializzazione vanno di pari passo con l'integrazione all'interno dello Stato, con l'imperialismo economico, con il colonialismo politico, e che l'integrazione come centripeta e la penetrazione dall'esterno si accompagnano ai processi di assimilazione delle periferie nello spazio dei poteri egemoni. In altre parole, il fenomeno della modernità in Europa, che è l'assorbimento delle periferie da parte di un centro egemonico, avviene anche nelle società del Nord Africa e del Medio Oriente, già a partire dal XIX secolo. Altro punto, altro libro su cui si potrebbe parlare per ore, ma sto già parlando da ore e non vorrei dilungarmi eccessivamente. Un altro libro molto interessante è stato scritto da una autrice francese, si chiama Laurence Louet. Il libro si chiama Transnational Shia Politics e parla delle reti politiche, religiose, clericali sciite tra Iraq, Iran e Golfo Persico. Un libro uscito nel 2008 che dice due cose. Le forme della mobilitazione politica sono influenzate dalla modalità di formazione degli stati. Questa non è, diciamo così, il dogma che lei mette all'inizio del libro, è la conclusione che si desume dalla descrizione che fa dei modi con cui una serie di correnti clericali, di reti clericali, di movimenti religiosi e politici agiscono nel corso del XX secolo. A conclusione del libro l'autrice dice: le forme della mobilitazione politica, anche islamista, anche quando a monte a tutto quel discorso che facevamo prima, sono influenzate dalle modalità di state building, dalle modalità di formazione degli stati e dai costrutti narrativi, simbolici, discorsivi di legittimazione degli stati. Altra conclusione che l'autrice svolge è: lo Stato nazionale per questi movimenti rimane la cornice istituzionale di riferimento. L'ideologia può essere definita a livello transnazionale, ma le pratiche politiche sono declinate a livello locale, in base al contesto istituzionale e storico. Quindi le diverse forme di partecipazione, cooptazione selettiva, opposizione intransigente sono legate non tanto a ideologie diverse, perché magari l'ideologia è unica a livello transnazionale, ma agli spazi di opportunità che in maniera contingente si disegnano in base alle politiche dello Stato. Infine, moltissimo si potrebbe dire sulla nozione di statualità all'interno dell'impero ottomano e di come l'intero progetto delle Tanzimat, cioè il progetto di riforma dell'impero già a partire dal XIX secolo, a prendere un impero estremamente complesso nella sua struttura amministrativa e nelle sue istituzioni e cercare di trasformarlo in qualcosa di approssimativamente simile a uno Stato nazionale di tipo moderno. Molto, moltissimo è stato scritto su questi processi di state, di costruzione dello Stato e di costruzione delle identità nazionali. Molto volentieri potrei poi suggerire anche in secondo momento una bibliografia su cui approfondire tutti questi argomenti. Due domande per avviarmi alla conclusione di questo mio intervento. Anzi, tre.
Lo Stato in Medio Oriente è uno Stato forte? Lo Stato in Medio Oriente è uno Stato artificiale? E tre, è possibile immaginarsi un Medio Oriente senza stati? Marina poi avrà molte cose da dire su queste tre domande. La prima, esiste lo Stato in Medio Oriente, in Nord Africa, è uno Stato forte? Lo spoiler è che in realtà, secondo molti autori, abbiamo a che fare con uno Stato autoritario ma fragile. Sembra una contraddizione, non lo è. In un libro uscito nel 2012, Radwan Ziadeh parla di Power and Policy in Syria, casa editrice IB Tauris, un libro che parla soprattutto di politiche internazionali e politiche di sicurezza, ma che nel primo capitolo tratteggia una storia politica dello Stato siriano. Secondo l'autore, ci sono due momenti diversi dopo la fine del periodo mandatario francese. Un momento iniziale in cui c'è un modello di Stato debole che viene rimpiazzato dopo il 1963 con la salita al potere del partito Baath dal paradigma dello Stato forte che, come in altri paesi, Iraq, Egitto, Libia, in parte Algeria, cerca di perseguire un modello di modernizzazione autoritaria basato sull'industria pesante, sulla urbanizzazione, più l'industria che l'agricoltura, più la città che le campagne, sul modello del partito unico che innerva tutti i ranghi della pubblica amministrazione e dello Stato. Questo modello dello Stato forte non esiste solo in quelle esperienze politiche che nominalmente più o meno si rifanno al socialismo. È anche il modello che persegue lo Stato repubblicano turco per buona parte della sua esistenza ed è anche il modello che sta alla base della rivoluzione, della cosiddetta rivoluzione bianca che lo Shah Mohammad Reza Pahlavi cerca di mettere in campo dopo il 1963 in Iran, peraltro paradossalmente creando le basi per la rivoluzione del 1979. Quindi lo Stato nel Nord Africa e in Medio Oriente è allora uno Stato forte? In un libro del 1996 Nasir Ayyubi titolava Overstating the Arab State, cioè stiamo dando invece troppa enfasi, il gioco di parole in italiano non funziona molto, ma stiamo sopravvalutando lo Stato arabo. Ayyubi in quel libro diceva, attraverso 8 casi di 8 stati differenti, che questi stati rimangono deboli in termini di capacità estrattiva di risorse, in termini di capacità redistributiva, in termini di forza istituzionale e in termini di legittimazione. Insomma, tutti quegli elementi che due politologi molto noti, cioè Binder e Almond, elencavano come fattori di crisi del processo di modernizzazione. Secondo Ayyubi, questi stati non vanno al di là dello stadio coercitivo e corporativo e in realtà non riescono a creare un sistema che possa godere di un vasto contesto sociale. Interessante è quello che si racconta in questo libro, uscito nel 2007, La Syrie au présent, pubblicato dalla casa editrice Aksud, un libro che fotografa in maniera davvero superlativa la situazione della Siria in quegli anni, con una varietà di approcci disciplinari. Ci sono alcuni indicatori demografici e alcune mappe basate su alcuni indicatori demografici, per esempio il tasso di disoccupazione, il PIL, la spesa mensile, il tasso di analfabetismo,
che fanno molta impressione se sovrapposti alle mappe della guerra civile e ai luoghi dove maggiori sono stati i focolai di insurrezione e di conflitto armato. Molte poche cose del resto accadono per caso. Una delle considerazioni che venivano esposte in questo volume collettaneo riguardava la transizione delle forme di Stato e di governo. Si parla molto di rivoluzioni nel mondo arabo, thawra, cioè rivoluzione, è una parola usata molto spesso. In questo libro gli autori, anche con accenti diversi, si chiedono: ma è davvero in corso una transizione politica? Quali sono i criteri che ci permettono di dire che questi stati stanno affrontando delle trasformazioni strutturali? Si può cambiare una macchina, la macchina dello Stato, senza cambiarne il motore? Da questo punto di vista il volume contiene un'analisi molto interessante, sia di tipo storico sia di tipo economico, sulle conseguenze delle politiche di aggiustamento strutturale e sul cosiddetto capitalismo degli amichetti, il crony capitalism, che definisce le condizioni economiche degli anni 90 e 2000 in molti di questi paesi. Privatizzazioni senza liberalizzazioni, si potrebbe anche dire. Molto interessanti sono anche le considerazioni che vengono fatte sul ruolo del clientelismo, del tribalismo e sul ruolo delle classi sociali nella formazione delle élite politiche o nell'autoconservazione delle élite politiche. Tanto viene scritto in Europa, negli Stati Uniti, è sempre interessante ricordarsi che molte analisi vengono fatte da studiosi, persone, uomini e donne che provengono dalle società nordafricane e medio orientali, cioè c'è un occhio di analisi dall'interno che spesso è altrettanto valido e tante volte più valido di quello degli osservatori esterni. E per esempio sul ruolo del clientelismo e sull'importanza delle classi sociali e anche una lettura di classe dei fenomeni sociali politici nel mondo arabo, certamente vale la pena di ricordare perlomeno due nomi. Uno è Hanna Batatu, che ha scritto molto sulle élite politiche in Iraq e in Siria, l'altro è Fawaz Trabulsi, che ha scritto molto sulle élite politiche soprattutto in Libano. Gli stati in Medio Oriente sono stati artificiali e dunque il problema in fin dei conti è che sono stati disegnati nel 1916, 1919, 1924, dei confini arbitrari, sì e no. Cioè sicuramente la creazione di confini per interessi coloniali ha provocato enormi disastri, ma ci sono due disclaimer da fare. Il primo è che, come spiega Sarah Pursley in un articolo di un sito molto interessante che si chiama Jadaliya, la nozione di artificialità degli stati e dei confini in molti casi è un costrutto discorsivo che serve a legittimare l'intervento coloniale, neocoloniale, imperialista. In secondo luogo, altro disclaimer, la nozione di artificialità degli stati multietnici o multiconfessionali, cioè c'è il casino perché hanno messo insieme sunniti e sciiti o arabi e curdi, è un costrutto discorsivo che postula come condizione dell'ordine interno o della stabilità regionale la presenza di stati monoetnici o monoreligiosi. A chi giova questo tipo di discorso?
Non è un caso che questo tipo di discorso lo abbiano fatto soprattutto gli esponenti neoconservatori americani e gli esponenti della destra israeliana. Per concludere, è possibile un Medio Oriente senza stati? Tanti sono gli attori non statuali, Hezbollah, ISIS, Hamas, che hanno un ruolo politico, militare, importante nelle dinamiche di questi anni. Da questo punto di vista Marina parlerà molto del, immagino, del concetto di mimesi, cioè gli attori non statuali poi cercano in fin dei conti di modellarsi come uno Stato. Sì. Nel 2014 è apparso un libro apparentemente bizzarro, anche questo un volume collettaneo curato da Mark Levine e Mark Mossberg, che si chiamava One Land, Two States, Parallel States, parlando di un libro pubblicato dalla University of California Press. Questo libro affronta la questione israelo-palestinese introducendo la proposta degli stati paralleli e del concetto di sovranità parallela che viene descritto nel libro da un autore che si chiama Wallenstein, non c'entra con Immanuel Wallerstein. Il concetto di sovranità parallela viene spiegato come il fatto che su uno stesso territorio possano insistere due livelli diversi di sovranità, una formulazione audace dal punto di vista concettuale e anche poi nella proposta di applicazione politica. Ultimo riferimento è al libro apparso nel 2014 per la Oxford University Press da un autore che si chiama David Rezvani, e il libro si chiamava Surpassing the Sovereign State, cioè sorpassare lo Stato sovrano. La sua domanda è possibile immaginare un sistema regionale o addirittura un sistema internazionale in cui gli stati-nazione non siano gli unici attori e soggetti? La sua tesi è che nel sistema globale abbiano riferimento, posto, rilievo sempre maggiore i cosiddetti territori parzialmente indipendenti, cioè entità, attori politici che dispongono di una forte autonomia ma non della piena indipendenza e in particolare del pieno attributo della sovranità statuale. La tesi di Rezvani, che alla fine lo porta a postulare una diversa visione ontologica del sistema internazionale verso un ordine post-westfaliano, dice che in fondo ci sono tutta una serie di regioni autonome che hanno i benefit dell'autogoverno senza avere i costi e i fardelli che comporta l'impalcatura di uno Stato. Il testo di Rezvani prende in esame anche alcuni esempi. Ecco, visto a soli 5 anni di distanza, questo libro pone molti interrogativi, perché alcuni degli esempi che lui portava come storie di successo hanno poi attraversato dei momenti problematici. Lui parla di Hong Kong, parla della Catalogna, parla della Scozia e infine parla del Kurdistan. Intendendo per Kurdistan il governo regionale del Kurdistan nel nord dell'Iraq. Ecco, proprio il governo regionale del Kurdistan nel nord dell'Iraq, più o meno nello stesso periodo della Catalogna, alla fine del 2017, ha tenuto un referendum per l'indipendenza,
Questo referendum è stato un colossale boomerang perché ha provocato la reazione del governo centrale di Baghdad e, al di là di tutte le assicurazioni più o meno informali che erano state date a livello internazionale, nessun governo nel mondo, tranne quello di Netanyahu, ha riconosciuto il referendum, i risultati del referendum per l'indipendenza, come a dire: esiste una linea rossa per cui l'autogoverno regionale va bene, ma mettere in discussione una serie di confini e il sistema di stati, no. L'altra questione con cui concludo rispetto alla questione della non statualità è quella della cosiddetta Federazione Democratica del Nord della Siria, cioè l'insieme dei territori definiti anche come Rojava, in cui le milizie curde hanno costruito una sorta di autogoverno anche abbastanza avanzato, applicando la tesi del confederalismo democratico di Abdullah Öcalan, che, riprendendo le tesi di Murray Bookchin, sostiene che lo Stato-nazione è connaturato storicamente alla protezione del capitale domestico e quindi una politica anticapitalista non può passare attraverso la costruzione di uno Stato-nazione, nel senso che lo Stato è lo strumento, nella sua esposizione, del capitale domestico e quindi non ha senso dal suo punto di vista rivendicare uno Stato nazionale curdo per poi fare una politica anticolonialista, una politica di tipo non capitalista. E la sua tesi, riprendendo Murray Bookchin, che è una sorta di libertario socialista, libertario municipalista, è quella della costruzione di spazi di autogoverno dal basso nelle nicchie di autodeterminazione lasciate dal potere centrale dello Stato. E sulla base di questa tesi, che Öcalan ha scritto anche in queste sue opere, che sono consultabili e scaricabili in rete, si costruisce molta dell'esperienza del Rojava e della Federazione Democratica della Siria del Nord. Si iniziano oggi a vedere anche i primi tentativi di dare un giudizio su come nella pratica stia andando o sia andata questa esperienza. E una delle cose probabilmente più interessanti è che alla fine la carta, che è una sorta di carta costituzionale di questa federazione, pur asserendo tutta una serie di considerazioni teoriche che fanno riferimento a questo pensiero di Öcalan, alla fine include un articolo che assegna al governo centrale della federazione il controllo delle forze di polizia e il monopolio della forza legittima, cioè quella cosa che concettualmente incarna l'emblema della sovranità nello Stato di tipo moderno. Su questo concludo e lascio la parola a Marina. Beh, innanzitutto grazie a tutti voi che siete venuti qui stamattina e grazie soprattutto per questo invito. È un grande piacere per me essere qui con Francesco a parlare di temi che sono per me estremamente affascinanti e che hanno insomma, occupato la mia mente per almeno gli ultimi 10 anni della mia vita. E l'approccio, la direzione in cui mi inserisco in questo dibattito è quella, è, se volete, una lente disciplinare. Non è un termine bellissimo, però serve forse a capirci. Cercherò di
di fare una riflessione sullo Stato e la sovranità in Medio Oriente dal punto di vista delle relazioni internazionali. Io sono un internazionalista e da questa lente mi sono occupata appunto di capire che cos'è lo Stato e che cos'è la sovranità, perché insomma, queste domande a mio parere sono fondamentali. Noi tendiamo a utilizzare questi termini come delle categorie indiscutibili, come se fossero dei concetti su cui c'è un comune accordo, e quindi a partire poi da questi concetti apparentemente definiti e incontestabili facciamo dei ragionamenti. In realtà, secondo me, no, bisognerebbe proprio partire da questa domanda: che cos'è lo Stato, che cos'è la sovranità? E quindi la questione che cercherò di porre oggi è, in realtà, superando proprio questi termini Stato e sovranità, che poi riprenderò chiaramente dopo nell'analisi, la questione dell'ordine politico. E quindi dell'ordine politico che vediamo in Medio Oriente oggi, se guardiamo, adesso non ci sono più le mappe, però se uno si immagino che riusciamo tutti a visualizzare più o meno una mappa di quello che chiamiamo il Medio Oriente, cioè quella regione, quell'area geografica che va dal Mediterraneo, no, fino al più o meno all'Iran, no? Più o meno è questa l'area che definiamo Medio Oriente. Ci sono anche diverse idee di dove porre i confini di questa regione. Perché? Perché, e qui mi riallaccio anche a una delle domande che poneva Francesco nelle sue conclusioni: esiste uno Stato, cioè il Medio Oriente, gli Stati in Medio Oriente sono artificiali? Beh, sì, secondo me assolutamente sì, come tutte le costruzioni politiche sono artificiali, così come la stessa regione che chiamiamo Medio Oriente è una costruzione storica, è una costruzione quindi artificiale, è una convenzione, quindi da questo punto di vista è una convenzione discorsiva che utilizziamo perché, e questo è poi il centro del mio ragionamento oggi, perché risponde a una serie di interessi e quindi di gerarchie e di configurazioni del potere a livello internazionale che hanno portato a configurare anche dal punto di vista spaziale questa regione di cui parliamo oggi, appunto il Medio Oriente e gli stati in Medio Oriente, in una certa maniera. E quindi da questo punto di vista sì, a mio parere stiamo parlando di costruzioni artificiali, storiche, che non sono sempre esistite, che esistono adesso, che stanno cambiando probabilmente, non sappiamo bene in quale direzione, e che probabilmente non esisteranno nel futuro. Stiamo parlando del Medio Oriente, ma il ragionamento in realtà si potrebbe generalizzare a tutta la realtà politica, no? A tutte le configurazioni dell'ordine politico che vediamo in Medio Oriente, in Occidente, ovunque. E nel cercare appunto di inquadrare appunto la questione dello Stato e di questa configurazione dell'ordine, cioè la configurazione dell'ordine della cosiddetta modernità politica, un termine che vuol dire tante cose e nulla nello stesso tempo, cercherò di comprendere che cos'è lo Stato attraverso la lente di che cos'è il non Stato. E appunto, parlando di categorie politiche, parlando di ordine politico, appunto cercherò di comprendere qual è la relazione tra lo Stato e il non Stato, perché nel momento in cui abbiamo definito lo Stato e nel momento in cui lo Stato è diventato uno strumento
discorsivo e quindi anche una categoria mentale attraverso cui riusciamo a immaginare l'ordine politico, a pensarlo, ad analizzarlo, a comprenderlo, beh, nello stesso tempo abbiamo creato anche quest'altra categoria, cioè il non Stato, tutto quello che non si può ascrivere allo Stato. E nell'analizzare insomma il rapporto tra Stato e non Stato mi concentrerò in particolare, anche se volete, su quelle che sono su quelli che sono gli atti performativi primordiali ma essenziali di ogni Stato, quello che anche qui mi riallaccio alle tue conclusioni: l'uso della violenza, l'uso della coercizione e del welfare, che sono i due tasselli imprescindibili di ogni organo che possa di ogni attore che possa reclamare la sovranità. E se guardiamo al Medio Oriente in particolare, ma non solo esattamente, vediamo che in realtà la violenza e il welfare vengono esercitati, sono due funzioni nelle mani degli stati, ma anche di molti attori non statali. E nel momento in cui per un certo periodo abbastanza prolungato diversi tipi di attori, ancora una volta gli stati ma anche i gruppi armati irregolari, riescono ad utilizzare questi due strumenti per creare consenso, per dare un senso all'ordine politico, quindi per contribuire in ogni caso, che ci piaccia o meno, a dare forma all'ordine politico, si creano anche dei discorsi, delle narrazioni che legittimano l'uso della violenza e che legittimano la presenza di un determinato attore in un determinato territorio, all'interno di un determinato territorio, e quindi la battaglia diventa anche una battaglia ideologica. Ci sono diverse visioni dell'ordine politico che sono in competizione tra di loro e che si sfidano costantemente, ancora una volta, per citare un altro dei termini che tu hai tirato in ballo, per l'egemonia che è un'egemonia culturale, ma è un'egemonia poi anche dell'ordine politico. Quindi in questo senso, tu citavi Lenin e Gramsci, la battaglia è la conquista del potere, quindi la conquista del potere, che significa il riuscire a scalare una gerarchia tra poteri differenti e quindi essere il più importante attore capace di definire per l'appunto l'ordine politico. E la seconda è: per poter fare tutto questo ci vuole un discorso, ci vuole una giustificazione che regga, e quindi l'egemonia culturale, quindi riuscire a far prevalere la propria visione dell'ordine politico. Ora, ho messo sul tavolo diversi concetti, diverse questioni, per entrare un po' più nella realtà storica del Medio Oriente, di come... Diciamo di come questo rapporto tra Stato e non Stato, su come la artificialità del sistema interstatale medio orientale sia stato costruito, e sul perché esistono ancora così tanti gruppi non statali che rivendicano sovranità, che rivendicano un posto all'interno di questo ordine composito, che appunto proprio per questo non possiamo chiamare semplicemente interstatale. Diciamo, l'ordine interstatale, quello che sì, vediamo sulle mappe, è il prodotto anche di un'egemonia della categoria stessa degli stati, ma di fatto nel momento in cui abbiamo così tanti attori non statali che esercitano la violenza, che riescono a creare consenso, che hanno delle macchine di welfare estremamente funzionanti, è chiaro che non si può parlare semplicemente di un ordine interstatale. È un ordine molto composito, a più livelli, che quindi comprende diverse tipologie di attori in realtà molto simili,
E che quindi, il problema che forse dobbiamo porci è perché continuiamo a utilizzare così, in maniera così, così ostinata la categoria di Stato per comprendere tutto. E quindi lo Stato è, più o meno ce lo immaginiamo tutti, e il resto è non stato, è sicuramente qualche cosa che nella nostra mente rappresenta quasi una malattia del sistema, quasi qualche cosa di temporaneo e da abbattere. Allora, dicevo, per entrare un po' nella realtà storica, cercare di dare un senso a questi concetti un po' astratti che ho messo sul tavolo. Secondo me, ecco, un momento importante è il 1945, non perché una data, un anno in particolare possa cambiare una regione, possa cambiare la configurazione per l'appunto dell'ordine politico, in questo caso in Medio Oriente, ma perché il 1945 ha creato, a mio parere, avviato in maniera incontestabile l'universalizzazione assoluta dello Stato. L'universalizzazione, per l'appunto, è assoluta e ridondante come aggettivo qui, dello Stato. Che cosa voglio dire? Che dopo il 1945 lo Stato ha di fatto assorbito tutto, e sto parlando dello Stato in realtà come categoria di pensiero, se volete, come nozione, come concetto. Ha assorbito tutto, nel senso che ha reso illegittimo e obsoleto, eventualmente, qualsiasi altra forma di organizzazione politico-territoriale. Esistevano prima del 45, in realtà hanno continuato ad esistere anche dopo il 1945, altre forme di organizzazione territoriale. Intanto, per esempio, no, gli imperi, i protettorati, le colonie, i mandati dal punto di vista occidentale, e poi se guardiamo in realtà al Medio Oriente, a questa regione, c'erano una serie di esperimenti, di tentativi di riorganizzare l'ordine politico anche su piccola scala, estremamente, cioè abbiamo una pluralità di visioni dell'ordine politico. Quindi in realtà, però ecco, nel 45 succede questo: lo Stato diventa l'unica forma legittima di organizzazione politico-territoriale. Perché il 1945 la Carta delle Nazioni Unite? È chiaro che poi si può identificare una data, e questo è importante perché c'è di fatto uno strumento giuridico internazionale molto forte che negli anni successivi porterà a riorganizzare la geografia politica del mondo intero, e in particolare del mondo postcoloniale. È chiaro che poi prendiamo questa data e una carta in particolare, che secondo me è importante, perché i documenti, perché gli atti normativi sono necessari per comprendere come cambiano poi i fenomeni politici, come cambiano le strutture politiche, come cambia la configurazione del potere. Però è chiaro che stiamo parlando di un processo, che è il processo di trasformazione dell'ordine globale dal mondo degli imperi al mondo degli stati-nazione. Gli stati erano già presenti in Occidente, come Francesco diceva, durante il periodo dell'Impero Ottomano, durante la fase finale dell'Impero Ottomano, con le Tanzimat, con queste riforme. È chiaro che il modello di riferimento, il modello delle istituzioni era quello europeo, e l'Impero Ottomano cercava, attraverso proprio le Tanzimat, di colmare quel gap che c'era, quel divario che c'era tra l'Impero Ottomano, per l'appunto, e l'Europa, e gli stati europei che erano contemporaneamente degli imperi. Quindi c'è comunque un processo di
di imitazione anche in quel caso, di mimesi che porta ad una certa uniformazione degli ordini politici tra, in quel caso tra l'Europa soprattutto e il territorio ottomano. E poi c'è la conferenza di Versailles, subito dopo la Sykes-Picot, quella mappa che tu citavi, che crea i mandati che sono in realtà dei protostati nella mentalità degli europei, in realtà delle colonie con un altro nome, e nella mentalità degli europei del 1919 degli strumenti che potessero consentire agli stati europei di continuare a governare il mondo coloniale, cioè il mondo extraeuropeo, scusatemi. Però ecco, già con la nascita dei mandati vediamo un qualche cosa, e qui mi inserisco, cioè qui diciamo tiro in ballo, no? La gerarchia del potere internazionale. Perché nel 1919 a Versailles, quando gli imperi europei, quando in realtà tutti i leader mondiali si incontrano a Versailles subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale per definire come il mondo potesse mantenere la pace, quindi come tutti gli attori del sistema, di questo sistema internazionale molto composito, potessero stabilire delle norme comuni per garantire una pace prolungata, cosa che chiaramente poi non successe, come sappiamo. Sì, e quindi con la creazione della Lega delle Nazioni si pose il problema di come organizzare questa terra, questo territorio, dopo la caduta dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano era appena crollato con la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Impero Ottomano si disgrega. E già a Versailles in realtà nasce, a mio parere, una competizione, ancora una volta una competizione per il potere, in cui si scontrano due visioni dell'ordine politico. In questa competizione, secondo me, è importante tenere presente appunto una prospettiva quanto più ampia, perché a mio parere la questione, cioè la creazione dei mandati, è il prodotto di uno scontro che è uno scontro per il potere tra gli europei e gli Stati Uniti, che fanno, diciamo, che entrano, che arrivano a Versailles con l'idea di in realtà assumere un ruolo sempre più importante nel definire l'equilibrio globale. Il presidente all'epoca, Woodrow Wilson, a Versailles fece un discorso in cui citò un concetto importante che noi traduciamo spesso con autodeterminazione, quindi che poi appunto è diventata una norma internazionale, un principio di riorganizzazione appunto del mondo, appunto prevalentemente dopo il 1945. In realtà Wilson parlava allora di self-governing, quindi di autogoverno, che era una cosa un po' diversa insomma, rispetto al concetto di autodeterminazione. Il concetto di autogoverno, un concetto estremamente liberale, quindi molto americano da questo punto di vista, estremamente il prodotto perfetto, no, del liberalismo americano, sosteneva che tutti gli individui dovessero, quindi tutte le comunità, dovessero avere qualche voce in capitolo, soprattutto la gente, il popolo, i soggetti del potere dovessero avere una voce in capitolo nel definire l'ordine politico, e quindi nel definire il governo, no? O nel definire il proprio governo o i rappresentanti delle proprie comunità. Ed è qui che nasce il concetto di mandato, questo artificio puramente retorico in cui
inserito, nella, di fatto formalizzato con l'articolo 22 della Carta della, della Covenant della Lega delle Nazioni, in cui si cerca di sintetizzare da una parte la volontà europea di continuare a governare il mondo extraeuropeo. L'Europa, gli imperi europei erano egemonici allora, cercando di, da una parte, tenere presente o dare spazio a questo nuovo concetto portato dagli Stati Uniti, però senza chiaramente rinunciare al, al proprio progetto coloniale, imperialista, imperiale, che aveva in mente di, proprio tra il 1919 e insomma quello che poi dopo il 1919, di in realtà espandersi e di incorporare anche questa terra, no, la terra degli ottomani, che non avevano più il potere. Ed infatti il processo di formazione dei mandati è un processo di espansione coloniale, se ci pensate. È un processo che viene spesso letto come una fase temporanea tra gli imperi, gli stati-nazione, quindi come questa fase, come una specie di fase intermedia in cui questo era il senso poi dei mandati, cioè nel senso formalmente i mandati dovevano accompagnare le comunità. Le comunità che prima appartenevano all'impero ottomano ad uno stadio di sviluppo tale da che permettesse loro di governarsi da soli. Non c'erano però limiti temporali in tutto questo, era un processo che si sapeva quando iniziava e non si sapeva quando finiva, ed era un artificio retorico per l'appunto attraverso cui gli imperi europei cercavano appunto di in qualche modo riconoscere la volontà politica di queste comunità, ma in realtà continuare a governarli esattamente come le colonie. Esattamente quello che successe, nel senso che i mandati molto spesso furono governati in maniera molto più violenta rispetto alle colonie. Pensate alla Siria, pensate all'occupazione francese della Siria, e chiaramente ci sono dei distinguo da fare in questo caso, però questa era la cosa. Però che cosa succede? C'è la Seconda Guerra Mondiale, e nella Seconda Guerra Mondiale avviene una transizione egemonica, quindi il potere globale viene di fatto perso dagli europei e migra verso gli Stati Uniti, diciamo nel campo occidentale. E poi c'è un altro attore importante che emerge, che è l'Unione Sovietica. Nella Guerra Fredda, e la Guerra Fredda ridefinisce quindi anche la visione del mondo, perché ci sono, non è più la visione del mondo europea, quindi un mondo, pensate al globo diviso tra l'Europa degli Stati e il mondo governata dallo Ius Publicum Europeum, e il mondo extraeuropeo, che era un terreno di competizione aperta tra gli imperi. Questa visione crolla e finisce con la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 nasce, cioè quindi c'è la Guerra Fredda, ma si creano anche le Nazioni Unite, e è qui che lo Stato diventa assolutamente egemonico, come ancora una volta sottolineo, come categoria. E ci sono, e quello che è interessante qui è che nel legittimare l'egemonia dello Stato, e quindi nel universalizzare lo Stato, cosa che dal punto di vista poi pratico dà vita a tutti i movimenti antiimperialisti o i movimenti di emancipazione per l'indipendenza nel cosiddetto terzo mondo, comunque nel mondo che era stato prima governato dagli europei. E quindi tutte le lotte per l'indipendenza, per le lotte di liberazione nazionale che continuano per diversi decenni. Pensate per esempio, non so, all'Algeria, che diventa indipendente soltanto nel 62. In questo processo ci sono due visioni
che si scontrano e convergono contemporaneamente. Una è per l'appunto la visione liberale degli Stati Uniti e quindi la volontà statunitense di mettere fine agli imperi europei e utilizzare lo Stato, utilizzare in realtà il principio di autogoverno, e per questo sono andata indietro al 1919, perché è importante tracciare la genealogia di questo concetto, e quindi l'autogoverno, quindi sostanzialmente l'indipendenza, per mettere fuori gioco gli europei e pian piano sostituire gli imperi europei con una nuova forma di imperialismo, quella americana, con un nuovo impero, l'impero americano, che però utilizzava e di fatto ha utilizzato lo Stato. E qui cercherò di chiarire questo punto. Lo metto qui perché, insomma, avevo fatto una premessa, anche l'Unione Sovietica entra in campo. Il principio di autodeterminazione dei popoli, che spesso, appunto, ripeto, erroneamente attribuiamo a Wilson, addirittura tutto il processo di decolonizzazione, quindi tutti i movimenti anticoloniali dopo il 45, questo momento viene chiamato spesso il momento wilsoniano, e l'autodeterminazione viene attribuita fortemente a questo presidente. In realtà è una costruzione piuttosto bizzarra, è una ricostruzione della storia piuttosto bizzarra, perché in realtà c'era un altro uomo che invece parlava di autodeterminazione e vedeva la sovranità come il vero strumento di emancipazione, e questo era appunto Lenin. Wilson, ricordiamo, anche nel 1919, quando arriva alla conferenza di Versailles, questo giusto per fare un piccolo corollario di quello che dicevo, non è che l'America non fosse un impero, non è che l'America non fosse una potenza imperiale, no? Quello che si dice sempre, c'erano gli imperi europei e c'era l'America che non era imperiale, no, cioè, c'era tutto un impero nei Caraibi, nel Pacifico, fino alle Filippine, che comunque faceva dell'America una potenza assolutamente imperiale, che non aveva all'epoca un'intenzione di smantellare il proprio impero. Ora, dicevo appunto, le Nazioni Unite, ci sono queste due idee che danno forma poi allo Stato: l'autogoverno, l'autodeterminazione, da una parte gli Stati Uniti e da un'altra parte l'Unione Sovietica. Che impatto ha tutto questo sul Medio Oriente? Che impatto ha tutto questo sul mondo sul mondo post-coloniale, o diciamo sul mondo che era ancora in parte coloniale? E come lo Stato poi diventa di fatto, dal mio punto di vista, uno strumento per sostituire una realtà imperiale con un'altra realtà imperiale? Lo Stato diventa lo strumento attraverso cui si include e si esclude. Che cosa voglio dire? Nel 1945, perché è così importante il 1945? Perché la sovranità, e quindi in questo caso la sovranità degli Stati, in un momento in cui solo lo Stato poteva essere la sede della sovranità, la sovranità cambia completamente come concetto, cioè la sovranità si aggiorna profondamente come concetto. Prima del 45 la sovranità era definita sostanzialmente da chi riusciva a occupare il territorio con successo ed imporre il proprio ordine politico. Questo era il sovrano. Dopo il 1945, con la nascita della comunità internazionale, il concetto di sovranità cambia, perché la sovranità non è più quello che emerge semplicemente dal basso, ma la sovranità è soprattutto quella che viene riconosciuta dalla comunità internazionale. Per essere Stato bisogna essere ammessi alla comunità internazionale. E questo che ha rivoluzionato profondamente il nostro modo di
di pensare lo Stato e di pensare all'ordine, appunto, che dopo il 45 diventa internazionale. Allora, dicevo, in questa realtà politica medio orientale, geografica e politica medio orientale, in questo spazio medio orientale, c'erano una pluralità di idee di ordine politico. Che cosa succede a queste, che cosa succede a questa pluralità? Che alcune vengono legittimate e altre non vengono legittimate. Da questo punto di vista lo Stato diventa uno strumento per includere e per escludere. Ed è qui, a mio parere, che a livello proprio, ancora una volta, diciamo dal punto di vista teorico, ma poi dal punto di vista storico, si crea questa categoria del non Stato, si crea questa divisione tra lo Stato e il non Stato. Sono categorie che abbiamo cominciato ad utilizzare da qualche decennio, non sono sempre state lì. Non si può concepire una categoria così forte come quella che utilizziamo oggi del non Stato, i gruppi armati non statali, gli attori non statali, se lo Stato non fosse così, se lo Stato non fosse così egemonico, no? Se non fosse egemonico, per l'appunto, se non avesse assorbito tutto. E quindi il non Stato viene visto come qualcosa di sbagliato, di qualcosa di deviante, qualcosa da eliminare. E quindi da questo punto di vista, secondo me, è importante guardare il Medio Oriente o inserire il Medio Oriente in un contesto o quantomeno in una prospettiva globale e delle trasformazioni globali che hanno modificato appunto la geografia politica del mondo tra la prima e la seconda guerra mondiale e il post 1945. Ed è qui, quando si parla di violenza, ed è proprio in questa fase, parallelamente alla formazione dello Stato e del non Stato, che cominciamo a modificare anche il nostro modo di intendere la guerra. Ed è qui che la guerra diventa prevalentemente, che cambia profondamente, e questo è quasi paradossale, con l'universalizzazione degli stati pian piano viene meno la guerra interstatale, che era tipica, che è una cosa molto europea in fondo, no? La prima e la seconda guerra mondiale sono state delle guerre interstatali, ma in realtà dopo il 1945 la cosa incredibile è che vengono meno le guerre interstatali e le guerre le cominciamo a chiamare sempre più con questi termini ancora una volta molto americani, no? La counterinsurgency o la controinsorgenza. E poi soprattutto dopo l'11 settembre le guerre di counter-terrorism, quindi contro il terrorismo, di antiterrorismo. Quindi il nemico che cos'è? L'insorgente o il terrorista? Due sottocategorie ancora una volta che si inseriscono, diciamo danno forma a questa macro categoria che è il non Stato, gli insorgenti e i terroristi. E però ancora una volta il rapporto tra gli stati e i non stati è un rapporto complesso, perché nelle guerre di counterinsurgency e gli Stati Uniti entrano a gamba tesa in Medio Oriente proprio con questa idea, molto spesso ci sono una serie di attori insorgenti che diventano degli strumenti degli Stati Uniti stessi, no? Nel portare avanti i loro interessi. Faccio due esempi qui per comprenderci. Uno, forse parto da quello più recente, che è più immediato, anche perché Francesco faceva riferimento, no? I curdi. I curdi sono stati utilizzati negli ultimi anni, dopo il 2011, sono stati molto utilizzati i combattenti curdi, quindi delle organizzazioni militari in grado di controllare il territorio, in grado di dar forma all'ordine politico, sono stati estremamente utilizzati dagli Stati Uniti nelle loro guerre di controinsorgenza o antiterrorismo.
Però che cosa succede ancora una volta? È qui che l'idea della sovranità cambia completamente. Non è chi riesce a instaurare l'ordine dal basso che è sovrano. E l'abbiamo visto nel caso iracheno. I curdi sono riusciti a instaurare un nuovo ordine politico nella regione settentrionale che appunto chiamiamo Kurdistan, ma l'indipendenza, l'autonomia, il riconoscimento della sovranità viene sempre dall'esterno e quindi è qui che l'impero è ancora fondamentalmente attuale, perché la sovranità in fondo, se è il riconoscimento il riconoscimento che può essere dato soltanto dalla cosiddetta comunità internazionale, in cui ci sono diversi tipi di attori che hanno diversi tipi di peso e quindi di capacità poi di legittimare o non legittimare un determinato attore come Stato, è chiaro che stiamo parlando di una sovranità molto particolare, cioè la sovranità, ci possiamo chiedere dov'è la sovranità, è nel Kurdistan o è a Washington? Ci sono in realtà regimi di sovranità che agiscono, che determinano l'ordine e che l'hanno sempre in realtà determinato. Dobbiamo sempre chiederci dov'è veramente la sovranità, chi è veramente il sovrano. E le gerarchie internazionali sono estremamente importanti, e analizzare, comprendere le gerarchie internazionali e come queste agiscono sono estremamente importante per rispondere a questa domanda. Perché il Sud Sudan è stato riconosciuto come Stato e il Kurdistan no? Perché questa è una domanda legittima, perché lo Stato islamico, che pure ci può piacere o non piacere, riesce a occupare un territorio così grande da Mosul a Raqqa, a sostituire l'ordine politico, a creare delle istituzioni, a creare dei meccanismi di estrazione delle tasse, di controllo coercitivo, di servizi, di fornitura dei servizi alla popolazione. Di fatto tutte le azioni che compiono gli stati in generale, perché lo Stato islamico è il nemico assoluto e non può essere riconosciuto? Beh, è chiaro che è perché il mondo è cambiato in questo senso, perché esiste una comunità internazionale che è di fatto uno strumento nelle mani degli attori più potenti del sistema internazionale. Io continuo a sostenere che gli Stati Uniti non stanno declinando, sono ancora la potenza, assolutamente la superpotenza del sistema internazionale, sono ancora coloro che riescono in larga parte a definire l'ordine ovunque, e questo non è l'ordine politico, ovunque nel mondo, e questo non è altro che appunto impero. Non abbiamo bisogno di inventare nuove nozioni quando ne abbiamo già una abbastanza efficace, no? nel descrivere un fenomeno. Un altro caso, no? Dicevo, questo è il caso del Kurdistan, è uno, c'è un altro che poi rientra un po' più nei miei interessi, che è quello del Libano, che a mio parere è interessante. Cioè, il Libano è un paese che in tutto questo discorso è quasi, diciamo, un esempio perfetto, perché il Libano viene creato con un mandato, il mandato francese. C'è un accordo tra una parte dell'élite cristiana maronita che a Versailles cerca di andare a convincere i francesi di creare il mandato, perché ancora una volta c'è una visione dell'ordine politico, la visione dell'élite cristiana maronita nel Monte Libano, che è una parte piccola del Libano, allora era quella di uno Stato cristiano. È una visione ideologica, se ci pensate, dell'ordine politico. Uno Stato cristiano, e allora la Francia sembrava la potenza internazionale più capace di garantire
la sopravvivenza, prima di tutto la creazione e poi la sopravvivenza di un'idea di stato di questo genere, ma all'interno di quello che poi viene definito come lo stato del Libano, perché i francesi stessi si rendono conto che uno stato non può essere, persino uno stato mandatario, non può essere così piccolo da essere confinato a queste poche regioni che dove insiste una popolazione cristiana. Devono includere anche quello che oggi chiamiamo il sud del Libano, dove però c'era un'altra visione dell'ordine politico, totalmente differente. Nel sud prevalentemente musulmano, diciamo, ma questo è relativamente importante soprattutto durante il mandato francese, c'era l'idea di unirsi alla monarchia di Faisal, che in Siria era arrivato e aveva fondato il regno siriano, e il Libano doveva essere parte integrante di questo regno, di questa monarchia. D'altra parte era una regione che era sempre stato il Levante, no? Il Bilad al-Sham, e quindi questa idea di un Libano separato, indipendente, era qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo, che chiaramente rispondeva all'interesse di una piccola parte della popolazione che insisteva appunto su quest'area geografica. E quindi sin dall'inizio ci sono visioni dell'ordine politico che entrano in competizione tra di loro. Dopo c'è la fine degli imperi europei con gli Stati Uniti, il Libano viene, il Libano come Stato cristiano, no? Seppur con questa forma un po' particolare che oggi ha ancora il Libano, di Stato in realtà settario confessionale, in cui viene garantita a tutte le comunità religiose una rappresentanza politica attraverso delle quote in Parlamento e attraverso un sistema, diciamo, di divisione dei compiti istituzionali. Ma ancora una volta, nel 1958, pensate, c'è Nasser che decide, cioè l'Egitto decide di creare un'unione politica un'unione politica con la Siria. Era il primo tassello per creare un grande stato-nazione arabo. Ancora una volta, vedete quante idee, quante visioni contrastanti dell'ordine politico c'erano in questo periodo di transizione. La Jumhuria al-Arabia al-Mutahida, la cosiddetta, come si chiama? La Repubblica Araba Unita, che viene creata nel 1958, durerà 3 anni, pazienza, però in quel caso, ancora una volta, dal punto di vista del Libano c'è c'è uno scontro, perché alcuni dicono: bene, ci vogliamo unire finalmente alla Repubblica Araba, no? Erano coloro che magari si volevano unire a Faisal prima, Faisal poi era stato cacciato dai francesi che avevano instaurato anche il mandato in Siria. E però lì che cosa succede? Che ancora una volta, per proteggere questa visione molto particolare dell'ordine dello Stato, cioè l'idea di Stato cristiano, intervengono i Marines americani che sbarcano a Beirut nel 1958, in realtà per proteggere questa particolare visione dell'ordine politico, che non era l'unica disponibile e che non era certamente quella più legittima, tra virgolette. Però il discorso della legittimità è fondamentale. Siamo qui per proteggere lo Stato, per proteggere la sovranità del Libano. Quale sovranità? Beh, l'idea di sovranità che chiaramente rispondeva a tutta una serie di equilibri internazionali. Durante la guerra civile si crea più o meno la stessa identica, si ripropone la stessa identica situazione. C'è una milizia, le Kataeb, Bashir Gemayel, probabilmente ce l'avete presente come personaggio storico, è un capo milizia, protegge, porta avanti attraverso l'uso della violenza una specifica idea, visione di ordine politico. Lui voleva lo Stato cristiano per questo fa un accordo con gli israeliani, perché l'idea di Stato cristiano accanto ad uno Stato ebraico era qualche cosa che poteva, no? Cioè erano due visioni di Stato che potevano rafforzarsi l'un l'altro.
devo chiudere? Abbiamo ancora tempo? Ah no, ok. Ancora una volta, la comunità internazionale, dov'è che qui vediamo la comunità internazionale all'opera? Si crea UNIFIL, no? Una missione dell'ONU, si crea una forza multinazionale, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e poi partecipò anche l'Italia a quella forza multinazionale. Queste forze di fatto militari che arrivano in Libano durante la guerra civile, che cosa fanno di fatto? Reclamano ancora una volta una neutralità, una imparzialità che è tipica, no, dell'idea della comunità internazionale. La comunità internazionale sembra qualche cosa di superiore a tutti noi, superiore alle nostre divergenze, alle nostre rivalità politiche, ma chi fa la comunità internazionale? Gli stati. Non è che gli Stati Uniti o la Francia o l'Italia, quando agiscono all'interno di una missione multilaterale, una missione di peacekeeping, questi termini che sono il prodotto, no, della comunità internazionale, smettono di avere di portare avanti le loro politiche estere, smettono di avere i propri interessi che hanno quando agiscono in maniera unilaterale. Chiaramente è una convenzione, la neutralità, l'imparzialità internazionale che, come al solito, utilizza questi termini. Dobbiamo riportare la sovranità in Libano, dobbiamo restaurare il legittimo governo del Libano. Sono termini apparentemente neutrali, apparentemente apolitici, apparentemente svincolati dalla parzialità del conflitto politico, che però è irriducibile, non esiste l'imparzialità di fatto, soprattutto negli scenari di guerra, negli scenari in cui c'è l'uso della violenza politica. E quindi lì, in quel caso, ancora una volta, l'intervento della comunità internazionale durante la guerra civile a che cosa mira? A proteggere una particolare visione di ordine politico, in quel caso la visione delle Kataeb. L'idea era quella di far eleggere Bashir Gemayel, di fatto questo succede, poi Bashir Gemayel, come forse ricorderete, viene assassinato e tutto, diciamo, tutto poi evolve in maniera differente. Però è questo che a mio parere è importante, che dopo il 45 la sovranità viene prevalentemente legittimata, ma in realtà riconosciuta arbitrariamente, quindi anche il discorso della legittimità è un discorso per l'appunto, che regge in quanto è egemonico, ma risponde sempre ad una visione gerarchica dell'ordine internazionale. In questo caso in Medio Oriente la comunità internazionale utilizza la sovranità, il concetto di sovranità legittima, per includere e per escludere, cioè per proteggere alcuni attori e per escluderne altri. Questo secondo me è assolutamente fondamentale da tenere in considerazione quando parliamo di Stato e sovranità in Medio Oriente. Infine, dico un'ultima cosa, come gli attori non statali resistono in questo quadro? Ancora una volta, ci sono delle funzioni pratiche, delle funzioni materiali quasi, l'uso della violenza, l'uso del welfare, sono tutte cose che servono a creare consenso, no? Il caso di Hezbollah è un caso in Libano. Hezbollah nasce proprio durante la guerra civile libanese, attacca, anzi il battesimo quasi di Hezbollah, quasi, non, però insomma nel rapporto con il resto del mondo, Hezbollah compie un attentato spettacolare nel 1983 a Beirut contro gli Stati Uniti e contro la Francia, parte della missione multinazionale, no? Della forza multinazionale in Libano. In quel caso ci sono due narrazioni completamente contrastanti. Da una parte c'era Reagan che parlava degli angeli
i Marines americani che avevano perso la vita mentre stavano cercando di portare pace in questo mondo, quindi contro appunto questa forza terrorista. Dall'altro lato c'è Hezbollah che dice: era una guerra civile, erano forze occupanti, stavano difendendo Bashir Gemayel, stavano difendendo le Kataeb, che avevano un'altra idea di ordine politico. Noi combattevamo per la nostra visione dell'ordine politico. Allora, ritornando poi a Hezbollah, in realtà, diciamo, o alla questione più generale di come fanno a sopravvivere questi gruppi armati non statali, quelli che non verranno mai, o comunque insomma nella configurazione attuale degli equilibri internazionali, difficilmente possono essere riconosciuti come attori legittimi e quindi come Stato. E la mia risposta è che ho cercato appunto di dare in questo libro: gli attori non statali, almeno alcuni di essi, riescono a inserirsi in questo gioco, in questa competizione, manipolando il discorso appunto dominante dello Stato e il paradigma liberale che dà forma in realtà al sistema internazionale contemporaneo, perché non è semplicemente un sistema di stati, ma è un sistema di stati sotto l'egida della comunità internazionale e del diritto internazionale, che è profondamente, no, liberale, quello che chiamano l'ordine liberale internazionale, che è un'altra, secondo me, un'altra convenzione, e comunque una visione ideologica del mondo che risponde ad una certa visione del mondo. Lo fanno appunto manipolando tutto questo, ed è per questo che Hezbollah, quando finisce la guerra civile, quindi quando l'uso della violenza non è più uno strumento utile per poter ridefinire l'ordine, Hezbollah decide di entrare in Parlamento, di creare un partito politico. E è ancora un partito politico, è anzi una delle forze più potenti, no? Delle fonti principali all'interno del Libano contemporaneo, all'interno del sistema politico contemporaneo, del sistema politico libanese appunto contemporaneo. In realtà molto spesso, ecco, ancora una volta, questa trasformazione di Hezbollah è stata come quella di altri gruppi armati non statali, in alcuni casi insomma si prende in considerazione Hamas, oppure spesso tutte le milizie irachene che sono emerse nel 2003, che pian piano sono entrate nel sistema politico iracheno. Si parla spesso di trasformazione, quasi come se questi attori fossero stati addomesticati. Si parla spesso di civilizzazione di questi attori, quindi si parla di una trasformazione. In realtà quello che io sostengo in questo libro è che non c'è nessuna trasformazione, c'è semmai una particolare strategia, che è una strategia discorsiva, che cerca di fare i conti con l'egemonia culturale, con il discorso egemonico e con appunto l'equilibrio quindi con la specifica gerarchia che si è instaurata nel Libano post bellico, in questo caso insomma parlando di Hezbollah, per manipolare le norme, le istituzioni che danno vita e che mantengono questo ordine politico, e cercare di deviare tutte le misure che sono state implementate, che sono state prese proprio per smantellare chi? Il non Stato, in questo caso Hezbollah. Quindi per questo la mimesi strategica. Che cos'è la mimesi strategica? A mio parere è una strategia di dissimulazione e di camouflage contemporaneamente, cioè che include sia appunto l'imitazione dello Stato o dei ruoli istituzionali previsti in questo caso dallo Stato libanese. Quindi Hezbollah sempre di più ha performato come gli altri attori parte del sistema politico libanese e delle istituzioni libanesi, ma in realtà rafforzandosi sempre di più al di fuori dello Stato,
come organizzazione assolutamente autonoma dallo Stato libanese. Vi faccio un esempio concreto. Nel 2005 viene assassinato il leader ex primo ministro libanese Rafik Hariri sulla corniche di Beirut, della capitale del Libano. Hezbollah viene accusato subito insieme alla Siria di essere dietro questo attentato. In realtà tra un po' prima del 2005, tra il 2003 e il 2006, vengono prese una serie di misure normative, quindi per questo la comunità internazionale, per questo le norme, no? L'aspetto normativo è così importante, vengono prese una serie di misure normative che mirano esplicitamente a smantellare, a distruggere Hezbollah. Gli Stati Uniti dichiarano Hezbollah gruppo terrorista, più pericoloso addirittura di Al-Qaeda, lo mettono nella categoria dei più pericolosi. Al-Qaeda viene considerato meno pericoloso di Hezbollah, nonostante fosse stato l'attentatore dell'11 settembre. Poi vengono prese una serie di misure, per esempio il Consiglio, gli Stati Uniti approvano una legge che prende di mira gli stati sponsor del terrorismo, la Siria in questo caso, e Hezbollah chiaramente viene chiamato in causa per vie indirette, ma neanche troppo implicite. Poi c'è una risoluzione dell'ONU che viene plasmata su questa legge americana, e poi c'è la guerra del 2006, quindi Israele attacca il Libano con l'intento di distruggere Hezbollah. Viene la guerra del 2006, luglio 2006, viene descritta come parte della guerra al terrore globale e quindi come quasi una missione morale per distruggere gli attori non statali, per distruggere i terroristi in questo caso e per restaurare la legittima sovranità degli stati. Quindi sono tutta una serie, sono risoluzioni dell'ONU. E subito dopo la guerra del 2006 c'è la 1701, la risoluzione dell'ONU 1701 che instaura UNIFIL. Chiaramente UNIFIL c'era già, era stata instaurata durante la guerra civile. La UNIFIL, magari l'ho dato un po' per scontato, è una missione dell'ONU, una missione di peacekeeping dell'ONU, di stabilizzazione del territorio, che è dal 1978 praticamente nel sud del Libano e ha il compito di sorvegliare sul confine tra il Libano e Israele e di mantenere la pace, tra virgolette. Chiaramente UNIFIL è stato lì durante tutto il periodo dell'occupazione israeliana, quindi vi rendete conto che sì, una pace, ma una pace negativa, se vogliamo, quelli che insomma gli studiosi di Peace and Conflict Studies chiamerebbero la pace negativa, ovvero una pace di fatto non un uso della violenza soprattutto ad alta intensità, ma una pace che non risponde ad un accordo, diciamo ad un'armonia tra tutte le parti presenti sul territorio, quindi una pace negativa perché è una pace imposta, una pace come non guerra materiale, ma in realtà una guerra di fatto, quantomeno appunto nell'accordo che poi instaura la pace. Quindi cioè, è chiaro che UNIFIL durante l'occupazione israeliana era un attore di supporto, no, all'occupazione israeliana, e certamente una situazione che non era ben accolta dai cittadini libanesi che vivevano sotto occupazione. Con UNIFIL 2 nel 2006, dopo la guerra del 2006, c'è l'intento, il mandato dell'ONU dice: le Nazioni Unite devono accompagnare le forze armate libanesi nel sud del Libano per riportare la sovranità del Libano su tutto il territorio. Che cosa succede in realtà? Che cosa succede? Questo succede. UNIFIL viene, con il nuovo mandato, viene dispiegata nel sud del Libano, accompagna le forze libanesi in questa, nel, nel ri,
stabilire appunto la sovranità del Libano, cioè le forze libanesi erano assenti dal sud del Libano perché l'occupazione israeliana aveva portato, no, ad un ritiro delle forze armate libanesi al di sopra del fiume Litani, che era il confine tra lo spazio occupato da Israele e il Libano e il resto del Libano. Quindi ritornano nel sud, perché? Perché nel sud c'è questa milizia, c'è Hezbollah, che usa la violenza ed è l'unico vero attore sovrano. Che cosa succede però? È chiaro che il Libano era fondamentale, il governo libanese era fondamentale nel poter legittimare la presenza di UNIFIL sul terreno, e Hezbollah come parte del governo libanese, quindi come attore cruciale nel sistema politico libanese, di fatto approva la presenza della comunità internazionale nel sud del Libano. Ma che cosa fa contemporaneamente Hezbollah? Sfruttando il suo ruolo politico, riesce anche a pian piano nominare figure chiave all'interno dell'esercito libanese, che quindi, mentre è da una parte lo strumento della comunità internazionale per smantellare Hezbollah, dal punto di vista interno viene ristrutturata come istituzione, in modo che in realtà i generali o gli ufficiali dell'esercito libanese, quindi i rappresentanti della sovranità del Libano, dello Stato del Libano, non guardano a Hezbollah come un nemico da abbattere o come qualche cosa che indebolisce lo Stato, lo vedono come parte essenziale dello Stato e anzi come un attore che è importante non solo mantenere lì ma anche rafforzare. Quindi di fatto Hezbollah utilizza il suo ruolo all'interno delle istituzioni per dirottare le misure che sono state prese dalla comunità internazionale e dallo Stato libanese stesso contro la sua organizzazione militare. E quindi di fatto, è quasi un paradosso, la comunità internazionale nel sud del Libano è lì dal 2006 con l'intento di smantellare Hezbollah, nello stesso periodo Hezbollah non solo non si è neanche indebolito, si è addirittura rafforzato. E questo rafforzamento, però questo è importante, non avviene all'interno dello Stato libanese, non c'è nessun processo di civilizzazione, integrazione, insomma tutto questo che viene spesso detto, insomma viene spesso scritto, ma si rafforza in realtà al di fuori dello Stato. E quindi quello che viene, diciamo, attraverso lo Stato, Hezbollah rafforza la sua autonomia rispetto allo Stato libanese. E questo che cos'è? È un equilibrio implicito in cui Hezbollah non mette in discussione la narrazione dominante, non mette in discussione il fatto che la comunità internazionale, l'ONU, no? Chiaramente una serie di stati che hanno una serie di interessi, sia lì presente nel sud del Libano, ma cerca di manipolare il discorso liberale dominante che vede il Libano come uno stato che non dovrebbe sostanzialmente, per dirle in termini semplici, includere Hezbollah. E quindi c'è in questa dialettica, che secondo me è una dialettica profondamente politica e ideologica, ci sono sempre state diverse visioni dell'ordine politico che si sono scontrate tra di loro e che hanno cercato di dar forma alla sovranità, quindi hanno cercato di reclamare la sovranità. In questa dialettica c'è dal 1945 in poi, non possiamo guardare al rapporto appunto tra Stato e sovranità senza tenere in considerazione la comunità internazionale e il cosiddetto ordine liberale internazionale, che ancora una volta è un ordine egemonico in cui gli Stati Uniti hanno di fatto utilizzato per ridefinire il mondo, per includere e per escludere. E contemporaneamente, se vogliamo analizzare le forme di resistenza, non dobbiamo soltanto guardare a gruppi chiaramente opposti che contestano apertamente questa visione del mondo, tipo l'ISIS,
ecco, l'ISIS ha questa aveva almeno, insomma, cioè, ce l'ha ancora, esiste ancora, però soprattutto, insomma, tra il 2014 e il 2017 direi c'era questa forte c'era insomma il discorso dominante dell'ISIS era un discorso di totale opposizione. C'era una vocazione universalistica, quella di imporre lo Stato islamico ovunque nel mondo, quindi in chiara, aperta contraddizione, anzi in chiaro aperto conflitto con la visione, cioè con l'ordine esistente e l'ordine degli stati, no? L'ordine interstatale esistente. Quindi oltre a questo ci sono una serie di forme di resistenza che possono identificarsi con forme di sovranità di fatto non statali. Hezbollah è un attore che esercita sovranità e che esercita sovranità in realtà al di fuori dello Stato, pur senza sfidare, ecco, la narrazione dominante, anzi cercando di manipolarla. Perché? Perché le gerarchie internazionali determinano le nostre categorie mentali, determinano il modo in cui guardiamo allo Stato, in cui guardiamo alla sovranità e ci però contemporaneamente ci diciamo determinano anche le categorie morali che associamo a questi termini. Che cos'è la sovranità? Oggi è in realtà un'idea di ordine giusto, di ordine legittimo, tra virgolette, ma dobbiamo sempre chiederci, questa idea di ordine legittimo che ci viene presentata lì come, no, incontestabile, come assoluta, non politica, che cos'è? In realtà è una visione che risponde a determinati interessi politici. E qui io mi fermo, forse sono stata anche troppo lunga. E... Va bene, ringraziamo Francesco Mazzucotelli e Marina Calculli per i loro interventi. E adesso volevo, insomma, raccogliere se ci sono delle domande dal pubblico, se ci sono degli interventi. Facciamo. Va bene. Allora, intanto grazie, è stato interessantissimo. Tre domande, cercherò di andare veloce. Allora, la prima, in questa presenza di Stato e non Stato, abbiamo, come dire, dato un po' il punto di vista dall'alto, qual è il punto di vista dal basso, ossia come si pone la popolazione, i cittadini, in questa lotta egemonica, diciamo, di poteri? Prima domanda. Seconda domanda, quando si parla di non Stato, si può associare alla denominazione di deep state? È la stessa cosa? Terzo elemento, questo è uno sforzo, è un esercizio. Stante che tutta la regione medio orientale, sia nella fase colonialista che nella fase postcolonialista, come voi avete molto ben descritto, come dire, è stata disegnata ad hoc sulla base degli interessi chiaramente delle forze esogene, quindi di tutto un imperialismo che aveva un progetto chiaramente di sfruttamento delle risorse, come dire, del territorio, tra le altre cose, oltre che di posizione geopolitica ben precisa. Se il Medio Oriente non avesse subito, sia nella fase coloniale che postcoloniale, questo disegno così ben architettato, è possibile, secondo voi, immaginare quale assetto di Stato e di sovranità, quale costruzione, come dire, poteva esserci da parte loro, anche con le differenze eventualmente nazionali, stante la presenza anche di parte della popolazione non stanziale, no? In queste nazioni, perché c'è un elemento, c'è una grande diversità etnica, culturale, religiosa, nonché di, insomma, di assetto e di posizionamento. Grazie ancora. Come facciamo? Perché forse ci sono altri interventi, prima raccogliamo tutti.
Vieni, vieni. Sì, sì. Allora, cerco di essere brevissimo così andiamo anche a mangiare in un orario decente. Mi chiedevo, appunto, c'è questo problema del fatto che la sovranità, più che essere ottenuta, viene riconosciuta e quindi sembra che provenga dall'alto anziché dal basso. È una cosa che osservava anche Federica. Mi chiedevo però come dovremmo fare, diciamo, dal nostro punto di vista, dal punto di vista di uno Stato, diciamo uno Stato legittimo, uno Stato autodeterminato, a interfacciarsi con territori che non si sono dati questo tipo di organizzazione e quindi sono per noi difficili da identificare. Ci sono due casi che mi vengono in mente, diciamo due estremi. Uno è il caso di un territorio che non ha un'unità politica chiara, non è il Medio Oriente, però un esempio è la Libia, in cui ci sono tante tribù che hanno provato più volte, o comunque che sono state forzate più volte a darsi un'unità, e sono in realtà tribù che un po' si odiano fra di loro, che non hanno questo sentimento, questa necessità di mettersi d'accordo. Un altro invece è il caso ancora più critico, in cui c'è uno Stato, c'è un'organizzazione di tipo, c'è un rappresentante, diciamo, ma che non è democraticamente scelto dal popolo, che quindi potremmo chiamare dittatore, senza esprimere un giudizio di valore sul suo operato, semplicemente che non è concorde con quelli che sono i principi che legittimano il nostro Stato. Come ci comportiamo con questi stati, cioè con questi territori? Ci sono altri interventi? Faccio solo una considerazione. Io se, si parlava, no, di Wael Al-Haq, questo palestinese, no? Di cui mi pare uscito Introduzione al diritto islamico in italiano del Mulino. Si diceva, no, che lo Stato-nazione moderno è difficilmente conciliabile con l'idea di Stato islamico classico, no? Quindi quello che mi premeva, diciamo, dire è che considerazione che l'Islam politico di oggi, lungi da come viene presentato molto spesso nei media come, diciamo, una forma di antimodernità, ma è una risposta alla modernità, quindi non si tratta di tornare alla premodernità, ma di usare, usare l'espressione di Abu Ala al-Maududi, teorico della fratellanza musulmana in Pakistan, di islamizzare, diciamo, la modernità. Allora, stato non stato, come si pone la popolazione? Beh, molto queste, insomma, se pensiamo al non stato, o in particolare i gruppi armati non statali che utilizzano la violenza, ecco, molto spesso utilizzano la violenza e il welfare proprio per creare consenso. E questo poi forse sì. Posso rispondere a entrambe le due domande che ricordo giusto, ecco, perché magari, ecco, l'ordine non è, non tutti se lo ricordano. Quindi la prima domanda era: qual è il rapporto tra Stato e non Stato e come si pone la popolazione rispetto a questa visione egemonica, queste due categorie che derivano da un discorso egemonico? E il non Stato può definirsi anche il deep state, che chiarisco magari per chi non, forse non, magari non tutti sanno a che cosa si definisce il deep state, che potremmo tradurre come lo stato profondo, ed è un termine molto preciso che si riferisce all'interno degli stati autoritari a quel complesso
di diciamo ad una triade del potere: il potere militare, quindi il potere della forza, il potere economico, quindi il controllo delle risorse, e il potere politico. E molto spesso, ecco, quando si parla di deep state, si parla di una sovrapposizione essenziale di questi tre poteri, che non per forza sono visibili a tutti, ma che sono il vero nucleo del potere dello Stato. Insomma, un esempio è, per esempio, non so se pensiamo alla Siria, c'è una facciata del potere che è Bashar al-Assad, l'attuale presidente, ma è chiaro che il potere vero dello Stato è il potere, prima di tutto, dell'esercito, in cui abbiamo però generali che sono anche businessmen, o businessmen che detengono, che controllano sostanzialmente l'economia dello Stato e anche il potere diciamo, contribuiscono a rafforzare, comunque a in questo momento a sostenere il regime di Bashar al-Assad, e che sono estremamente legati al potere politico. Per esempio, non so, Rami Makhlouf, che detiene controlla oltre il 40% dell'economia siriana, il cugino primo di Bashar al-Assad. Quindi il deep state si riferisce, lo stato profondo si riferisce a questo complesso di attori, quindi di persone in carne e ossa, che però sono estremamente legati tra di loro attraverso vincoli familiari o vincoli di lealtà, e che controllano sostanzialmente il potere della forza, il potere coercitivo, quindi l'esercito in sostanza, il potere economico, il potere politico. Quindi come, diciamo, qual è il rapporto, perché metto insieme queste due domande? Perché da una parte dicevo, beh, è chiaro che la lotta è per l'egemonia, e quindi la lotta è anche per il consenso. Il potere si esercita su soggetti, non esiste un potere che si esercita in un vuoto, no? Per cui è chiaro che la lotta, e per questo il discorso è così importante, per questo la narrazione ideologica a sostegno dell'uso della violenza e nella fornitura di servizi è fondamentale per comprendere come questi gruppi cercano appunto di scalare la gerarchia di potere a livello, insomma sul territorio in cui insistono. E molto spesso le popolazioni stanno con questi gruppi, quindi esiste una legittimità internazionale che viene dall'alto, che è quella dell'egemonia, ma esiste anche una legittimità che viene dal basso, che non risponde ai criteri liberali di buon governo che insomma vengono determinati a loro volta dagli Stati Uniti o dalle risoluzioni dell'ONU, ma ci sono persone che ritengono, per esempio Hezbollah, che è un caso tra tanti, legittimo nell'usare la violenza. Perché? Perché si sentono protetti da Hezbollah, ma non si sentirebbero protetti da altri. Semplicemente questo, ecco, per dirla in termini semplici. Qual è il rapporto con il deep state, no? Perché noi spesso pensiamo con la seconda domanda che lei faceva, perché le metto in relazione. Perché quando noi pensiamo agli stati autoritari, tendenzialmente pensiamo a degli stati o alle dittature, pensiamo a degli stati che non hanno un vero sostegno dal basso, non hanno un vero sostegno popolare, ma il loro potere deriva esclusivamente dalla forza. Sì e no. Nel senso che anche i dittatori no, più efferati cercano sempre di creare consenso, perché senza il consenso in realtà diventano stati deboli. È un po' quello che diceva anche Hannah Arendt, no? Nel rapporto tra potere e violenza. La violenza entra in ballo quando il potere diventa debole, però in realtà abbiamo delle dittature che certamente con il terrore, con la paura, con l'intimidazione, con altre varie forme, no, di controllo, hanno in realtà governato su questi stati per diverse decadi. Quindi non possiamo pensare che la forza, no, il potere della coercizione fosse tutto, anche perché poi quando si arriva ad una situazione del genere, come abbiamo visto anche nel 2011, in realtà la gente non ha paura di morire, no? Pur di opporre resistenza, quando il sistema diventa insostenibile. Allora qui è importante perché in molti di questi stati, quando abbiamo visto, quando dov'è che emerge
il non stato, che poi sono semplicemente, che poi è una, diciamo, una macro categoria per descrivere gruppi, organizzazioni, quindi strutture organizzate con delle chiare gerarchie, che tentano di inserirsi nel gioco di potere a livello, no, territoriale, spesso nelle periferie degli stati o in alcune aree dove, e qui la prospettiva storica è importante, dove gli stati tradizionali hanno o perso il controllo o perso interesse a controllare determinate aree. In particolare, per esempio, la trasformazione, diciamo, la trasformazione, le politiche economiche che sono state in gran parte imposte ancora una volta da istituzioni internazionali a questi regimi, hanno distrutto la capacità di questi regimi, cioè hanno intaccato profondamente la capacità di molti di questi regimi di utilizzare il welfare come strumento di consenso, di utilizzare per esempio dei grandi, cioè un settore pubblico enorme, spesso anche inefficiente, che però serviva a che cosa? A creare consenso, no? O se lavoro per lo Stato, alla fine lo Stato mi dà da mangiare, quindi alla fine sostengo chi c'è al potere, questo era il ragionamento. Però dagli anni 90 in poi molti dei regimi che utilizzavano il welfare come uno strumento essenziale per la formazione del consenso hanno perso questa capacità. Perché? Perché il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, gli stati occidentali hanno imposto le politiche di austerity, il taglio dei sussidi, le privatizzazioni e tutte queste cose. Quindi questo combinato con magari un'esplosione demografica che c'è stata in diversi, in tutto il Medio Oriente in realtà, soprattutto nel mondo arabo, ha portato al welfare, ha portato insomma questi regimi a perdere uno degli, o comunque a veder diminuita la capacità che avevano avuto magari nei decenni precedenti. È lì che sono entrati in ballo altri attori. Dov'è che emergono le milizie non statali? Emergono lì, nei territori dove lo Stato non arriva più o non è mai arrivato. Anche il caso del Libano è abbastanza indicativo, cioè nel sud non c'era mai stato lo Stato, non aveva mai cercato, non so, qualsiasi cosa intendiamo come Stato, comunque l'elite di Beirut non aveva mai avuto interesse a governare il sud del Libano, un po' perché pensavano che sarebbe diventato prima o poi Nord Israele, un po' per altre ragioni, non... E quindi questo è un po' il rapporto, cioè lo Stato e il non Stato, come non esistono vuoti di potere lì dove viene meno il potere dello Stato, che viene anche magari riconosciuto internazionalmente, emerge il non Stato. La popolazione è fondamentale perché la lealtà è necessaria per qualsiasi potere di emergere e stabilizzarsi sul territorio. Se il Medio Oriente non avesse subito, se il Medio Oriente non fosse stato incluso in questo disegno internazionale, quale assetto di sovranità avremmo? Stiamo un po' speculando sul, no? sul SE, no? Ma in realtà probabilmente ci sarebbe, è difficilissimo rispondere a questa domanda, quindi non riesco a rispondere. Quello che è interessante è vedere come in realtà ci siano state diverse forme, diversi livelli di autorità che sono stati pian piano assorbiti dallo Stato, ma che sono rimasti comunque presenti. Per esempio le tribù, no? Spesso si dice crollano gli stati, riemergono le tribù. No, le tribù sono sempre state lì perché non potevano essere smantellate dall'oggi al domani, rappresentavano un elemento fondamentale dell'autorità a diversi livelli. E le tribù che cosa hanno fatto? Si sono adattate anche loro, no? Alla forma dello Stato sovrano, così come questo è stato imposto dall'esterno. Quindi non sorprendentemente, no? Le tribù continuano ad esercitare un ruolo e si adattano alle trasformazioni dell'ordine. La Libia, ecco, come dovremmo rapportarci rispetto o a territori in cui gli attori sembrano non volere lo Stato o volere altri tipi di stati o rispetto ai dittatori? Ancora, diciamo, qui la questione è richiede forse due livelli,
due livelli, no? Di risposta, uno è quello analitico, l'altro è quello normativo. Dal punto di vista analitico, in realtà, beh, penso di aver già risposto, no? Non ho, diciamo, dal punto di vista analitico, dal punto di vista di una studiosa, non mi chiedo che qual è l'ordine giusto, perché secondo me non esiste neanche un ordine giusto. Mi chiedo come diversi attori cercano di instaurare la propria visione di ordine politico, che quindi in cui la giustizia associata al tipo di ordine politico, al tipo di gerarchia che poi viene cristallizzata, è soggettivo, cioè ognuno pensa di fare la cosa giusta, no? In qualche modo. Quindi questo è il livello analitico e su questo appunto mi sembra di aver già risposto. A livello normativo è estremamente difficile la questione, nel senso che non ancora una volta, forse è impossibile dare una risposta di tipo normativo, che mi sembrava la modalità attraverso cui tu ponevi la domanda. Cosa? No, la questione allora, la questione è morale, nel senso che però toglierei di mezzo il discorso della legittimità, perché in politica la legittimità si costruisce ad arte, no? Si reclama, ma la legittimità in realtà deve essere qualcosa che viene sempre data. Fare incontrare un claim di legittimità con un effettivo riconoscimento della legittimità è difficile, o comunque esiste, cioè, però è sempre una questione controversa. Però la questione è morale nel momento in cui l'Occidente, ci sono alcune potenze internazionali che hanno contribuito a creare questo disastro, e in qualche modo c'è sempre, no, questa tendenza allo scaricabarile, nel senso, volevamo portare la democrazia agli iracheni, però non l'hanno voluta. No, in realtà nessuno ha mai voluto portare la democrazia in Iraq, era una guerra per l'egemonia, per completare il disegno egemonico statunitense in Medio Oriente, quindi togliere di mezzo gli attori che si opponevano in qualche modo, anche nel modo flebile in cui lo faceva nel 2003 Saddam Hussein, che non era certamente forte come negli anni 80 come all'inizio degli anni 90, ma era quindi ancora una volta un disegno politico. È una questione estremamente controversa, è una questione su cui non ho una risposta univoca. Cosa dovremmo fare? Dovremmo cercare veramente, no, di capire che cosa queste popolazioni vogliono e come loro pensano di poter instaurare il loro ordine politico, no? Però è una questione che, ancora una volta, stiamo speculando sul nulla, perché quello che vediamo, anche i conflitti che continuiamo a vedere, sono estremamente, rispondono incredibilmente a degli interessi di potenza. Quando tu dicevi la Libia, ci sono vari attori che non vorrebbero lo Stato, ma in realtà è interessante vedere come anche durante il conflitto la comunità internazionale, le Nazioni Unite hanno creato le condizioni perché, cioè hanno imposto, cioè il non detto è la Libia deve rimanere unita, perché a noi interessa che la Libia rimanga unita, che i confini della Libia rimangano tali. E quindi vediamo tutti gli attori, tutti, che si reclamano attori nazionali, no? C'è l'esercito di Haftar, che è l'esercito, mi pare, di liberazione nazionale, cioè tutti quanti si rivendicano protettori della nazione, ma perché? Mica per una questione interna, perché sanno che ci sono una serie di incentivi che vengono dall'esterno a cui rispondono, o comunque ci sono una serie di opportunità create dall'esterno che sono le uniche, che sono appunto opportunità vitali per poter portare avanti i loro disegni di potere, che non hanno niente a che fare con l'idea di Stato-nazione libico. Per cui diciamo c'è una questione, però ecco, non ho risposto alla questione morale perché non lo so, è una questione troppo complessa, perché abbiamo a che fare con una realtà in cui
cioè tutt'altro, quindi forse per questo insomma l'aspetto analitico è più importante, però già per esempio comprendere queste dinamiche già ci aiuta a mettere in prospettiva quantomeno quello che gli attori, cioè quello che le potenze europee o che le potenze internazionali, che la comunità internazionale in generale sta facendo in Libia. E sull'Islam politico oggi, allora ti lascio la parola perché a questo punto mi fermo. Allora, sento odore di cibo, non credo di avere le allucinazioni, penso che dovete mangiare e quindi cercherò di rispondere in maniera velocissima su Stato non Stato dal basso. Davvero in 30 secondi due cose. Mi veniva in mente per esempio prima una figura molto particolare che esiste ancora in paesi come appunto il Libano o la Turchia, si chiama Muhtar, è il capovillaggio o il capoquartiere da cui si va per alcune questioni anche molto pratiche tipo il certificato di nascita, il certificato di morte, quelle cose che si chiamerebbero da noi gli estratti dell'anagrafe, e anche per registrare un contratto di affitto o di vendita di una proprietà immobiliare. Quindi stiamo parlando di cose molto concrete che attengono all'anagrafe e a una parte importante di quelli che noi chiameremmo diritti reali. Questa roba qui si fa dal Muhtar, che è una figura istituzionale molto sui generis, perché in realtà non è propriamente un funzionario statuale, non è propriamente una figura elettiva, non è un sindaco, non è un presidente di circoscrizione, è una figura tradizionale a cui per consuetudine sono stati delegati una serie di funzioni che sono anche proprio pratiche, e questa figura continua a svolgere una serie di prerogative che da noi sono prerogative della pubblica amministrazione. La seconda cosa sul Stato non Stato come si vede dal basso, un filone molto importante cresciuto negli ultimi tempi è quello dei border studies, cioè lo studio di come funzionano i confini. Allora, una delle cose che dicono è cercare di vedere come funzionano cosa sono i border regime, cioè come si vive il confine. Un confine è una linea su una mappa, ma come si passa da Como, Monte Olimpino a Chiasso, il modo con cui si attraversa quella linea nella pratica è, secondo questo approccio, più importante di capire che sì, va bene, è stato disegnato in un certo modo perché nel 1516 il Ducato di Milano, il Balivo di Berna, eccetera, ma poi oggi l'attraversare quella linea cosa vuol dire nella pratica? La linea può rimanere lì, ma il modo diverso di attraversare da Como a Chiasso produce delle conseguenze pratiche che nella vita concreta possono cambiare molto le condizioni di vita, non solo per i frontalieri, ma anche per le comunità che stanno attorno ai confini. Per cui, per esempio, negli anni 30 e 40 molti confini avevano un regime morbido, il che vuol dire, tra le altre cose, che le popolazioni seminomadi e nomadi li potevano attraversare con molta facilità, o che dalla Palestina britannica al Libano francese si poteva andare con gli armenti e le pecore e le mercanzie in un modo non vincolato dai dazi, dalle barriere tariffarie, dalla dogana, eccetera, eccetera, o dal controllo dei passaporti, perché tu passi dalla stradina di montagna e vai a vendere il sale da una parte e il burro dall'altra. Quello che cambia è quando un regime poroso diventa un regime molto rigido,
e l'irrigidimento dei regimi di frontiera è stato uno strumento utilizzato, come diceva prima Marina, dopo il 1945 e che ha prodotto effetti molto concreti, tra cui la sterilizzazione delle zone di frontiera, che è una cosa che raccontano molto anche la letteratura e i film. Sullo stato profondo ha già detto benissimo Marina, quindi non ripeto tutta la questione degli apparati coercitivi e del rapporto tra militari, apparati di sicurezza e business, che è l'argomento, secondo me, probabilmente più importante per valutare le trasformazioni politiche in corso. È il discorso di prima: se si pensa di cambiare una macchina senza cambiare il motore, ed è anche il criterio con cui guardare a quello che in queste settimane accade per esempio in Algeria, in Sudan. Molto si potrebbe dire sul cosiddetto Derin Devlet in Turchia, cioè la presenza di una sorta di, no, noi diremmo tipo gladio o di nucleo di servizi segreti deviati che in maniera molto opaca decidono come far andare la politica al di là degli esiti elettorali. Su questo non ho la pretesa adesso di discutere, però è stato scritto molto e quindi ci possono essere dei riferimenti bibliografici su cui approfondire, e naturalmente c'è poi tutto quello che diceva Marina sulla capacità comunque anche di questi apparati coercitivi di riprodurre un consenso in larga parte clientelare. Sulla storia controfattuale anche qua è stato scritto tanto, alcuni dicono forse sarebbe stato possibile il grande regno arabo di Faisal se non ci fosse stata l'intervento militare francese del 1920 e quindi ci sarebbe stato un regno hascemita con attuale Siria, Giordania, Iraq. Oppure alcuni dicono che in altre circostanze ci poteva forse essere una sorta di impero ottomano 4.0 limitato ad una forma duale turco-araba come quello austro-ungarico. Sono scenari possibili, sono ipotesi che tra l'altro hanno anche dietro un ragionamento, non abbiamo evidentemente riscontri per poter dire come sarebbe potuto andare. Sono scenari possibili, dopodiché il fatto che in generale, come diceva Marina, tutto il sistema internazionale fosse in evoluzione verso un modello di stati-nazione, non so, mi porta a dire che probabilmente si sarebbe avuto un punto di caduta comunque di quel tipo. Sulla modalità di interfacciarsi, dico solo che anche secondo me si tratta di una scelta morale e politica, e quindi è difficile dare una regola generale ed astratta, perché è una valutazione politica che va data rispetto alla situazione politica, agli attori che si hanno di fronte nello specifico contesto. Dico però che l'interfaccia con entità non statuali esiste, basta pensare all'OLP o al Fronte Polisario e ai loro rappresentanti in Italia, per decenni, insomma, modalità di interfacciarsi anche senza arrivare al livello formale delle ambasciate, dello scambio di credenziali, esistono. Le camere di commercio svolgono spesso la funzione di luoghi di relazione di fatto, dove non esistono relazioni diplomatiche ufficiali, tra l'altro anche spesso tra paesi che tecnicamente sono ai ferri corti, cioè uno dei casi erano gli uffici di rappresentanza commerciale tra Israele e Qatar o tra Israele e Emirati Arabi. Infine, mi dispiace essere così rapido, ma condivido completamente quello che ha detto Gabriele, cioè è davvero fondamentale, al di là dei giudizi, mi piace, non mi piace, ci convince, non ci convince, credo che sia veramente fondamentale attrezzarsi a comprendere l'Islam politico nei termini nei quali ne abbiamo parlato come un fenomeno della modernità,
perché si pone il problema del rapporto con lo Stato e perché utilizza comunque degli strumenti moderni, tra cui in primo luogo il partito politico di massa che organizza e mobilita il consenso attraverso le sezioni e le cellule. Quindi non solo c'è questa idea teorica della islamizzazione della modernità o della creazione di una modernità islamica con tutto quel discorso sul paradigma delle modernità multiple per cui non c'è un solo modello di modernità eccetera eccetera, ma anche concretamente questi progetti politici e culturali poi si realizzano attraverso strumenti che sono gli strumenti moderni, lo Stato e il partito politico di massa. E su questo credo di poter concludere e di ringraziarvi.